Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime, Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Facce di Nerd 329, la 329esima puntata della rubrica settimanale in cui parliamo delle ultime notizie dal mondo del cinema e delle serie TV, con un sacco di ospiti. C'è chi fa ritorno dopo un po', c'è chi non si perde una puntata, vediamoli assieme. Filippo Altroquando, rieccolo! Voilà, salve, salve, quanto tempo, da quanto tempo non vi vedevo. Sono tempi bui, momenti bui. In Sicilia diciamo addobbiamo la luce nei momenti bui e voi siete il nostro faro nella notte, nell'oscurità e speriamo in prima parte di esserlo anche noi per voi. Siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre e del resto la prima Batgirl, quella della Golden Age, in Italia si era chiamata Lucciola, dopotutto era una signora della notte. Ma a proposito, questa atmosfera flu che vedo nella postazione di Matioschi è una novità. Cosa mi sono perso? Ti sei perso questa novità perché anch'io sono un uomo della notte. Oh, affascinante. Alex Ignazio 93. Salve, salve a tutti. Bellissima puntata anche questa, che sarà sicuramente, cioè io vedo nel futuro, già so che sarà bellissima. L'argomento principale mi ha fatto pensare, wow, potrei non arrivare vivo a vedere questo film, però vediamo, vediamo. Signor F, un po' di ottimismo, dai. Infatti, Alex, ma tutta sta ansia, cioè che poi così ad ogni rinvio significa che uno si fa venire le crisi esistenziali. No, dobbiamo essere ottimisti e quindi sì, è la settimana dopo gli Oscar, la settimana anche del pipistrello e noi cerchiamo anche di essere positivi. Dai, buon salve. Teorie, ipotesi, Michele Innocenti. Sono due i numeri che oggi la faranno da padrone, l'otto di ottimismo e il 7 degli Oscar che ha vinto Oppenheimer alla facciaccia degli haters. Buonasera, io sono anche un po' in imbarazzo perché mercoledì ho saltato una live dal dottor Mattioschi, ma il lavoro, ma Sì, tutte scuse, tutte scuse. scusate, scusate, però oggi do il massimo e infatti tra 5 minuti stacco. Però tutto bene. Paolo Innocenti, Eccoci e qua, che eccoci qua. contento di questa cosa. Tra 5 minuti Michele se ne va. Sì, ha detto che Oppenheimer ha vinto solo 7 premi perché ne avesse 28 sarebbe stato Ottenheimer. Ma visto che in pre-live stavamo parlando di capolavori, io per fare concorrenza all'uomo che sapeva troppo, quindi ti esorto a tirar fuori la chicca, oggi vi mostro Le avventure di Diabetic, Enzo Salvi, Eva Enger, e qua siamo sul Bello. capolavoro. Secondo me, uomo, questa volta hai da fare. È difficile. Lo Eh sì. sapete che si ispira a un fumetto? A una Culo. parodia, ovviamente, ma proprio Diabolica, no? Diabetic. No, Diabetic. Ah, esiste davvero Diabetic? Quindi a sua volta un cinecomic. Vedi che sei un In qualche modo sì. ignorante? Vedi assolutamente sì. Però. Fantastico. Travatar 91. Ma io adesso voglio Diabetic dei Mainetti, magari viene fuori qualcosa di meglio di quella trilogia orribile che hanno No, fatto. da Detto questo, manetti, marrano. detto questo, e ragazzi, la verità fa male, ha fatto male anche Ma a me no, hai vederli, detto però. Ah, dei Mainetti, Manetti, scusate. La trilogia dei Manetti. Comunque, sì, come ha detto Michele, Oppenheimer ha vinto 7 Oscar, ma sappiamo tutti qual era l'unico che conta. Bello. Oh, che Tipo, questa è carino. tipo una pop art nuova. Bello. Ed è pure il continuo sbagliato perché era un action figure di Minus One, quindi ho dovuto improvvisare. Il concetto di Fistalloni, Sì. Esatto. Uomo che sapeva troppo è stato sfidato. Sono stato sfidato. Non ho grandi chicche. Stavo riordinando prima, pensate, i miei DVD di commedia all'italiana, quindi non ho molto da mostrare. Paolo l'ha già visto. Lo facciamo così, giusto per non resta far restare a bocca asciutta il nostro pubblico di Vai. estimatori dell'home video. Propongo la Abatantuono e Oh. Vanzina Collection, cioè la trilogia eccezionale, perché se la apriamo, guardate che magia, Che che bello. magia. Che Bello. magia, con tra l'altro un documentario inedito dentro, ed è la Vedi, vedi. trilogia Che
Eccezionale veramente, eccezionale veramente, capitolo secondo, e 2061, un anno eccezionale, che è tipo il Mad Max italiano con Abatantuono. Intanto uomo i titoli di Li Giusti, capitolo secondo, me. Sì, vabbè, non potevo metterci 40 anni a fare la live, quindi li ho. Io ero stato zitto, ma l'avevo notato anch'io. Sì. Poi, diciamo che di quei tre ne merita uno, gli altri due sono dei pratici sottobicchieri. Dettagli. Comunque hanno rimandato Batman. Michele non è partecipato alla live senza neanche lasciare la sua opinione, un audio, niente, una roba che può registrare anche in bagno, veramente una settimana terribile di incertezze, terribile. Beh, diciamo che Michele ha replicato il mio stato dopo Alien Covenant senza parole, ma abbiamo di che festeggiare e c'è chi festeggerà più degli altri. Perché si è tenuto un quizzone importantissimo che, come sapete, poi determina il futuro di questo canale, il futuro di tanti creator che qui partecipano. E allora andiamo, non è vero, ma ci piace pensare, andiamo a vedere chi ha azzeccato più vittorie, più ipotesi di vittoria, e approfittiamone anche per capire, siamo d'accordo, siamo rimasti interdetti. Chissà, e iniziamo dalla categoria miglior sceneggiatura non originale. Aspettate, forse no, li ho invertite. Iniziamo da quella originale, almeno vado in ordine. Tanto originale. Con Barbie ormai non si capisce. Infatti, anche per è quello loro che mi confonde. Rimango interdetto. Originale, dunque, è stata una delle poche categorie che ha presentato delle risposte variegate. Quindi è molto determinante. Solo in 5 su 8 sono riusciti a dare la risposta corretta. Anatomia di una caduta. E questi 5 sono stati Michele, Andros, Victor, il sottoscritto e il collezionista. Di questi, 3 oggi non ci sono. Si tratta di un sabotaggio? Forse. Indagheremo. Intanto, siete d'accordo con questa vittoria? Tifavate per qualcun altro? Speravate? Io speravo, diciamo, fino all'ultimo. Un film che è uscito un po' con le ossa rotte dalla serata, ma lo sapevamo, è The Holdovers, che ho amato molto io, sinceramente. È vero. E che potrebbe, insomma, era la mia seconda scelta, però veramente, se no, potrei essere frainteso, la sceneggiatura della triade di Harari è una macchina orologeria, è un film di scrittura innanzitutto, e quindi direi premio sacrosanto anche in nome di questa internazionalità che ormai l'Academy porta avanti. Però ammetto che anche a me Holdovers è piaciuto di più. Poi anche per me Anatomia di una... Vai Michele. Vai Paolo, finisci, scusami. Anatomia di una caduta a me è piaciuto, però mi è sembrato un pochino troppo sopravvalutato, come se fosse un capolavoro. Io l'ho visto, per me poteva durare mezz'ora di meno, anche 40 minuti. Quello un pochino sì. Quello io sono scritto. Del partito esagerazione nei confronti del film. Per me è un bellissimo film, ma capolavoro. È molto chirurgico, quindi anche un po' freddo, e quindi non ha quel coinvolgimento che magari qualcuno richiede da una visione così impegnativa. Però ricordiamoci anche se la sceneggiatura in questo caso non era sua, che già 2 film di Alexander Payne in passato avevano vinto il premio, e quindi insomma si può pure accontentare. No, ma la vuoi la Unpopular? Io ho detto The Holdovers e poi mi sarei accontentato comunque di Past Lives. Secondo me erano superiori ad Anatomia di una caduta, nonostante invece fosse il favorito. Past Lives è piaciuto moltissimo, quindi sono d'accordo con il signore. A me è piaciuto senza entusiasmo. A me tanto. Diciamo. Infatti la provocazione che ho lanciato in settimana... E voi siete degli emo mancati. No, ma la provocazione che ho lanciato... Forse, è riuscito ad emozionarmi. No, ma ti dico, a livello proprio di suggestione, Past Lives è intensissimo. Infatti ho fatto la battuta questa settimana, ho detto sì, vero, un tizio viene ucciso e incolpano il coniuge, mai visto. Sì, però vabbè, si scherza. Past Lives, non per fare quello col monocolo, però è veramente il bignamino occidentalizzato della grandezza del cinema orientale, che questi film da 60 anni e anche meglio, mi sento di dire, quindi da... appassionato di molti titoli similari l'ho trovato un po' bene ma preconfezionato, anche se ho sentito dire che May December sia un film degno di nota, e poi vediamo abbiamo da vedere quello esce il 21 prossima settimana vero. Io
Io rido solo pensando che dei 10 film candidati ai miglior film, i due che hanno vinto le due sceneggiature sono gli unici due che non ho visto. Quindi proprio mi hanno... Stessa cosa sapevo. Vale per me. Però il primo è arrivato in sala con una distribuzione un po' precaria, l'altro non c'è proprio arrivato e quindi siamo rimasti a bocca asciutta. No, ma il peggio è che è arrivato in streaming, lo volevo vedere, però gli ultimi giorni prima della cerimonia non sono stato bene, che è il motivo per cui sono mancato, e quindi basta, sono arrivato a secco di American Fiction, mannaggia. Vabbè. Ma infatti, miglior sceneggiatura non originale, American Fiction, anche qui abbiamo delle risposte diversificate, quindi ancora una volta categoria fondamentale per il nostro quizzone, ma c'era una corazzata di 5 partecipanti che hanno risposto American Fiction: Michele, il signor F, Darkandros, Victor e il sottoscritto. Quindi eccoci. Alex aveva detto Oppenheimer, il collezionista Oppenheimer, Sognatori, vi ho voluto bene ma niente, e l'uomo, Povere creature. Così. Perché mi aspettavo meno Oscar per Povere creature. Non lo so, mi sentivo... c'è da dire, tra Povere creature e Oppenheimer, Povere creature punta un po' di più sulla sceneggiatura, quindi pur avendo preferito quella di Oppenheimer, avrei capito. No, tra Avatar. Proprio no. Oppenheimer è tutta sceneggiatura. No, ma infatti, tutta scrittura Oppenheimer. Più regia e montaggio per me. No, per me è tutte e tre, e lo dico da non fan, lo sapete, il film mi è piaciuto ma non mi ha fatto impazzire, però non sono d'accordo sul fatto che la sceneggiatura non sia centrale in Oppenheimer, anzi, allora, troppo forse. E allora diciamola tutta, American Fiction era quel film che metteva d'accordo tipo, sai, non lo diamo a quello, non lo diamo a quell'altro, diamo l'American Fiction, e si sono un po' svincolati. Crea un cortocircuito fighissimo, perché il film per me non è un filmone da Oscar, però è stato carino, sì. E semplicemente pensando a quel di cui parla, crea questo effetto, non lo so, perché critica, se vogliamo, anche quell'ipocrisia hollywoodiana e poi va a vincere agli Oscar, quindi mi piace quella questa genialata, cosa. Sì. Lo sai, il mio dispiacere è che Barbie, proprio nemmeno col binocolo, abbia vinto qualcosa fra questi premi qua. Lo so, sceneggiatura un po' eccessivo, No, però, ma è scritto benissimo. Per me Barbie è scritto bene, cazzo. Però, vabbè. Ma oddio, vorrei ricordare che si basa su una crisi tra una madre e una figlia che si risolve perché sì. Cioè adesso va bene infatti. Tutto. Però scritta bene. Capito? Ma non gli puoi dare l'Oscar a un film che c'ha una roba del genere, dai! No, ma mi sarebbe piaciuto che Barbie vincesse qualcosa in più anche per l'importanza che ha avuto. Sì, però allora gli facevi vincere qualcosa di tecnico, tipo gli davi uno dei 3 premi tecnici di scenografie, secondo me se le meritava. Poi io avrei fatto quello così. Guarda, lo sai che io ho problemi anche con Poor Things e l'ho detto la settimana scorsa. Ora è anche su Disney Plus, tra l'altro, Povere creature, da ieri. Mm-hmm. Quindi c'è... io vado in culo a Povere creature, a chi è? Fai un fermo immagine in qualsiasi interno o anche sugli esterni, soprattutto sì, di quello Lisbona, è vero. Ha delle scenografie che sono spettacolari. Io appena l'ho rivista ci ho fatto, no, vince questo. È meritato. Io, American Fiction è l'unico premio che ho, diciamo, subito in maniera passiva, perché tanto era praticamente scontato, ma per me è una bella ingiustizietta, perché il film ha un sacco di frecce al suo arco e ne sfrutta veramente poche. Per me il premio doveva andare a Oppenheimer, perché al contrario di quello che dice il buon Ale, io mercoledì, tra l'altro, avete visto, perché sono scemo e ne vado fiero, sono tornato a vederlo in sala nonostante abbia lì due cazzo bravo di Blu-ray 4K, ma io sono psicopatico, al contrario di Irene, la mia ragazza, che si è di nuovo rifiutato di rivederla perché è una persona orribile, voglio che mi senta nell'altra stanza, che non vuole rivedere Oppenheimer. E veramente, ragazzi, brava Irene, vi consiglio, condiviso per chi mi segue, ivi voi inclusi, l'analisi al volo che ha fatto Gianni Canova dei temi che il film presenta nei primi minuti, la mela, la dualità della luce, cioè altro che sì, la regia e il montaggio del film sono quelli che ti sbatte in faccia Nolan con violenza, però se uno si ferma veramente a analizzarlo, è scritto da Dio. Ma prima di American Fiction, anche La zona di interesse e proprio sì, alle brutte anche Povere creature, nonostante l'ultimo atto un po' sgargagnato, meritavano di più a livello di scrittura. Barbie no, perché è una merda. Non è vero, assolutamente no. È un meglio di Povere creature Barbie per me. Sono d'accordo, Pa.
È bellissimo il video di Gianni Canova, quello sul mela mela banana caffè, e citando anche no, quella è grande cosa, popolo... Ah, ok. Ok. Passiamo agli attori. Quindi, miglior attrice non protagonista, qui Alex ha buttato Emily Blunt perché voleva dare tutto a Oppenheimer, diciamo la verità, sì, sì. Tutti i favi smaccatamente, bravo. E invece dava in Joy Randolph, quindi da adesso in avanti siamo sempre allineati, ve l'anticipo. Qua è meritatissimo. Non c'è neanche da stare a discutere, abbiamo tutti dato le stesse risposte. Che noia, non c'è stato coraggio da parte vostra. Che noia. Siamo d'accordo più che altro? Sì, ma cioè, è stata Fabiano non ha vinto perché l'ha detto quella stronzata di Oppenheimer alla sceneggiata. E già! Non l'ha realizzato ora! Ha voluto usare già. Il cuore, ha voluto buttarsi... Il cuore. Possiamo anticipare che il collezionista non ha vinto quest'anno, no? No. Sì, però, infatti ragazzi, non lo inviteremo mai più. Era un fondo d'onore, ragazzi. Le tragiche conseguenze sono che non apparirà mai più in questi lidi. No! Ecco. Come chi non partecipa alle live senza avvertire. Possiamo dire che mercoledì prossimo, per chi l'ha fatto, non ci sarà spazio per sì. The Predator. Ovviamente stiamo gigionando. Non ascolta neanche il bello, io parlo... No, si è rifiutato, ma perché adesso è arrivata la ragazza a dire guarda che Oppenheimer du palle, l'ho visto una volta, non è che mi devi portare... Non l'ha neanche finito in realtà. Ecco. Siamo d'accordo comunque per la Joy Randolph, sì. Assolutamente trionfanti. Sì. Certo, ma poi il Dover è un film che vive di attori, se doveva vincere un Oscar doveva essere a un attore o a entrambi, se ne parla dopo. Mi manca Oltre l'oceano, lo devo ancora vedere. Sì. Oltre l'oceano, non l'ho ancora visto. Niad, si chiama. Ryan Ayad è quello lì. Sì. Ryanair, sì. Però a me ha fatto sorridere il discorso che ha fatto, che era molto carino, però nel finale... Però era carino nel finale. Ho capito che il segreto in questo mestiere è essere me stessa. Sei un'attrice, sei letteralmente pagata per non essere te stessa. E io riguarderei un po' questa priorità lavorativa. Poi abbiamo l'attore, e qui non voglio sentire discussioni. Il miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr. per Oppenheimer. Evviva, giustizia è fatta. Ma sai che... Possiamo guardare al però futuro. Anche De Niro, anche ma sai De che un po' di amaro in bocca per Mark Ruffalo, secondo me, è proprio no, Gosling, ragazzi, Gosling si è impegnato. Ma va! L'unico altro che poteva... C'era De Niro che era incazzato come una bestia per tutto la cerimonia. Sì, De Niro non ha più azzardato un mezzo sorriso per il resto delle... No, ma non perché non ha vinto, ma sempre così, ragazzi. Era Lino Banfi. No, ma c'era il tizio... Ma c'era però... Non mi ricordo chi era l'attore che gli... Non mi ricordo se era Marshall Ali, chi parlava per, diciamo, esaltare De Niro. C'era lui che guardava... Fortunatamente, prendere a pugni. Fortunatamente, però, poi Al Pacino è stato. Ma ve l'ho messo anche sul gruppo. Cioè, il mio amico ha fatto il confronto. Cioè, abbiamo il prossimo live action Disney Pixar. Perfetto, è uguale. Io lo voglio. No, comunque, l'unico altro degno di nota dietro Downey era De Niro. Vabbè, però è anche far retorica. Non ce n'è per nessuno. Sì, tenetevi i vostri Barbie, i vostri idioti che urlano per Parigi. Non ce n'è. Ma il bello è che era talmente sicuro Davy Junior che aveva vinto tutto, che era quasi annoiato quando sei detto: ah, ho vinto! Ah, vabbè, ok, ormai l'avevo capito. Anche qua io ero d'accordo con Michele, strano a dirsi, ma la candidatura di Sterling K. Brown io la trovo. Minchia. È stato bravo, però ora addirittura da Oscar. Ma ci sarà 6 minuti in tutto il film, dai. È un po' il minimo sindacale. Sappiamo che il minutaggio non sempre conta, però. Esatto. È vero. Però... Qui il fallimento generale. Migliore attrice protagonista. Tutti, dal primo all'ultimo, abbiamo detto Lily Gladstone. E invece un'altra storia. Ma il problema Emma... è che... Il fallimento il è dell'Academy, che... non nostro. No, ma il problema è che anche Emma Stone aveva detto si era giocata la schedina per Lily Gladstone. Sì. Guarda, ma si vede proprio l'espressione, lei dice, cioè, anche lei. Si era neanche preparato il discorso. A me il film non ha fatto impazzire, l'ho trovato carino, però Emma Stone è stata bravissima, quindi come se lo meritava Lily Gladstone. No, vabbè, sì, ma l'abbiamo detto altre volte, cioè, la cosa assurda della Gladstone è che riesce a spiccare in mezzo a DiCaprio e De Niro, cioè quando riesce a fare una roba del genere già solo per quello. Ma non solo quello, guarda, io credo tantissimo
nella narrazione dietro all'Oscar. Io leggevo ieri un editoriale bellissimo di Sacha Stone che diceva la prima persona che non voleva andare a ritirare quel premio era Emma Stone, come l'anno scorso Cate Blanchett, che era palesemente lì per celebrare Michelle Yeoh, perché ormai la comunità hollywoodiana è molto vicina in quanto a mentalità, in quanto a sensibilità, anche umanamente, e Emma Stone secondo me è stata la prima a capire che la sua vittoria, che ovviamente poi ha accolto con tutta la gioia del caso, ha impedito il succede, l'avvenire di qualcosa di importante. Ricordiamo l'anno scorso, ripeto, Cate Blanchett praticamente faceva campagna per Michelle Yeoh nelle interviste, bastava ascoltarla, tanto lei ce n'aveva già due, che cazzo gliene fregava, no? Faceva campagna per Michelle Yeoh perché era la prima donna di origine che non è cinese, della Malesia, nata in Malesia però cresciuta poi cinematograficamente in Cina, a vincere il premio. Ci sono, io ho visto su Twitter soprattutto tutte le classi dei bambini nativi americani che facevano gli striscioni per la Gladstone, la comunità degli Osage che la sosteneva e la tifava, cioè di fatto si è impedito, non che si debba vincere l'Oscar per questo, ma si sa che queste cose contano in questa roba qua, e secondo me la Stone un pochino il senso di colpa, ripeto, battendosene, essendo una miliardaria felice della sua vita, un pochino l'ha sentito. Infatti quando hanno annunciato il suo nome era sconvolta in positivo, ma secondo me un pochino era anche dispiaciuta, tanto lei l'Oscar ce l'aveva, insomma, svalvolata completamente, gli si è rotto il vestito, cioè era proprio, ragazzi, nel panico. Scherzo, è bravissima in Povere Creature, però è anche l'ennesima conferma che quando si deve votare fra la recitazione in sottrazione e quella urlata, si sceglie sempre Joker, si sceglie quello, si sceglie quell'altro. Mi sarebbe piaciuto anche vedere una recitazione diversa premiata per una volta. E beh, forse l'hanno fatto con il premio all'attore maschile, però diciamo che lo anticipiamo. Sì. La performance di Cillian Murphy non è tipicamente da Oscar. Difatti, prima di vedere tutti i premi che si è preso nella stagione, io, dopo aver guardato il film, non ero convintissimo. Io uguale a te, perché è un personaggio che sulla carta è molto respingente. Stiamo parlando già di attore? Sì, dai, sì, dai, facciamolo, li uniamo, quindi... Tanto abbiamo risposto a tutti Cillian Murphy, avevamo ragione, a differenza dell'attrice. È difficile che, almeno che tu non interpreti un cattivo, un personaggio così ambiguo, così chiaroscuro, ti porti all'Oscar, perché potrebbe esserci, diciamo, ci sono quelli che ti mettono, poi ricordiamolo, c'è sempre il voto preferenziale, quindi c'è chi ti adora e ti mette al primo posto, c'è chi ti sta, chi ti prende in antipatia in quanto Oppenheimer e ti mette all'ultimo della classifica. Però qui c'è il distinguo, ragazzi. Oppenheimer, come grazie al cielo è stato dimostrato dalla serata, è un film che amano tutti, cioè è proprio un film che ha colpito in una maniera precisa, forte e potente, e lui che se lo porta dietro, come Emma Stone si porta dietro sul groppone tutto Povere Creature, non si sono sentita di non riconoscerlo. Unico dispiacere anche qui lo sconfitto, perché Paul Giamatti prima o poi lo vincerà questo Oscar, che merita in maniera sacrosanta. Per me se lo meritava tanto anche lui, però non è certo non è certo un premio sbagliato quello a Cillian Murphy. No, direi proprio di no, anzi mi sarei irritato in caso contrario. Irritato no, però un po' di dispiacere. Primo, sì, Paul Giamatti comunque irlandese a vincere l'Oscar della storia, nato in Irlanda. Tra l'altro alla prima candidatura, perché non era mai stato candidato, no? Alla fine... Comunque Emma Stone, la sua reazione migliore l'ho vista poi su Facebook, quando era tipo fuori, si era sentata un attimo, Poor Things ha vinto un altro dei suoi Oscar, ha detto, cazzo, ha vinto due ed è rientrata di corsa perché voleva essere davanti. E dopo c'è il trucco e costumi... Sì, uno di quelli, perché li ha vinti, se notate, li ha vinti uno dietro l'altro, e quindi sta guardando, io sto dicendo, devo entrare. Sì, anche quando Nolan prende l'Oscar non c'è Murphy nel pubblico, perché ogni tanto spariscono, vanno a rifare, a sistemarsi. Gosling per fare la performance di Kess ha dovuto cambiare perché non aveva quel vestito all'inizio, certo. Chiaramente a un certo punto si è sentato. Sì, io comunque per Lily Gladstone sono molto amareggiato e prego che abbia un'altra occasione per vincere l'Oscar, perché se non ne vince più dopo questa, io ci rimango troppo. Diciamo che al di là del merito e tutto dei nativo americani, era anche un bel trampolino di lancio per la carriera, che chiaramente anche la nomination fa. Per l'amor di Dio. Sì, sì, però chiaramente... Poi posto che anche le vittorie non sono... non è detto, nel senso ci sono casi di attori, attrici che vincono l'Oscar e poi spariscono, quindi l'Oscar li ammazza quasi, paradossalmente. Sì, però tipo in questo caso... Brendan Fraser ha fatto tanto quest'anno. Sì,
Sì, esatto. Ha fatto l'avvocato urlatore in... Ma l'ha tirato prima, secondo me, sai, quasi qua. Paradossalmente. Molto vicini. Esatto. Emma Stone ha più probabilità di vincerne un altro che Lily Gladstone. Mi sa che è proprio questa la linea tracciata. Sì. Beh, è anche una che sa scegliersi i ruoli, la Stone. Cioè, adesso va bene tutto, sì, ma veramente tra l'altro, è sempre stata brava. L'Antimos che il 21 giugno torna già in sala con un altro film. Tipo, sì, non fa tempo a... perché attenzione, secondo me, Povere Creature era pronto molto prima e poi per motivi calendari pandemici è stato inviato. No, è vero. E pensa, questo film che esce a giugno, di nuovo con Emma Stone, Willem Dafoe e Margaret Qualley, l'hanno girato... Il sequel! L'hanno girato a ottobre 2022, quindi è già quasi 2 anni che l'ha girato. Quindi pensa che Povere Creature... Poi ho visto che è ambientato ai giorni nostri, quindi probabilmente... l'ha girato anche in maniera più rapida. Sì, meno, diciamo, sì, non c'è spendi. Tutta la... Sì, sì, la ricche creature. Comunque, parlando anche della cosa bella di fare gli attori già vincitori che presentano ognuno uno, al di là, vabbè, di Nicolas Cage che presenta già Matti, quanto fa ridere che Robert che Iron Man abbia battuto agli Oscar Hulk presentato da Justin Hammer. Sì, è vero, vero, vero. Tra l'altro, quella di era incroce. Una cosa che avevano già presentato nel 2009. Nel 2009 c'erano vecchi vincitori che premiavano le 4 categorie attoriali. Sarebbe carino con un pochino più di verve. Bravo, stavo per dire, non è male l'idea, però l'esecuzione è stata un po'... Sì, un po' più di ritmo magari. Un po' più di verve ci vorrebbe. Però è piacevole rivedere i vecchi trionfatori. Sì, poi è meglio, poi sinceramente è più carino questo rispetto alla classica clip, così qui vedi un momento a caso della performance. Ma anche perché poi ti ricorda un po', no? Cioè, io ne ho visti alcuni, dicevo, ha vinto l'Oscar. Poi devo riguardare, dicevo, ah, è vero. Poi a volte se vai a vedere per cosa, un po' ti spaventi, però... Sì, addirittura abbiamo seguito la diretta da Victor, in chat c'erano alcuni che non si ricordavano di Nicolas Cage, che invece... Sì. Pensavano che fosse lì per il meme, così è stato detto. Certo, vabbè, ma certo. Cage è lì. Sì, c'era dietro la foto di lui col premio Oscar. È il problema di considerare Nicolas Cage lo scemo del villaggio. Quando già. Lui ci lavora dagli anni 80, nel 90 si è vinto un Oscar e ha lavorato più o meno con almeno 10 dei più grandi registi della storia. Cito a memoria Brian De Palma, John Woo, Martin Scorsese, ora me non mi vengono altri. Cioè, chi? I Coen, Arizona Junior. I Coen Brothers, giusto, all'inizio della sua carriera, quindi c'è. Però è lo scemo del villaggio. Ma io notavo stupore anche per Jennifer Lawrence, perché tutti la vedono. Mica due! lo so. Bellissima, fra l'altro. Ma uno in realtà, non sì, due. Sì, sì, ne abbiamo parlato, ma perché... Ecco, ma secondo me perché sui social, essendo esplosa, no, poi negli ultimi anni, come quella delle gag, delle cosettine, le interviste... ma lei quando ha vinto ha fatto la gag, cioè inciampata mentre sì, andava a ritirarlo, no, ma infatti c'è però è facile, è un premio che capisco quella la Lawrence, ma quell'anno c'era Emmanuelle Riva di Amour di Haneke che aveva fatto un'interpretazione che poi fa ridere perché lei tentando di essere gentile siccome in quel momento era il suo compleanno, buon compleanno Emmanuelle, però sembrava che glielo stesse sbattendo in faccia parlando di gaffe involontarie. Cioè lei l'ha fatto, lei voleva essere gentile però involontariamente sembrava ah vecchiarda, ho vinto io che c'ho un quarto dei tuoi anni. Più o meno siamo lì, eh. E infatti ho detto due perché poi non l'ha vinto in realtà, ma secondo me lo meritava molto di più l'anno dopo per American Hustle, dove era stata neanche protagonista ma era veramente brava, però l'aveva già vinto l'anno prima, vabbè, ha detto facciamo vincere qualcun altro. Ma sì, ma parliamo di cose davvero importanti. La miglior regia, Steven Spielberg consegna il premio a Christopher Nolan. Bel momento, bel momento. Che meraviglia. Sento bellissimo. Spielberg è uno che ama quasi commosso, Spielberg è uno che ama premiare i registi dopo tanto, perché gli hanno fatto premiare insieme a Lucas e Coppola Scorsese la premiatura di Per delle Parti, e aveva dato anche il premio, anche se il miglior film, per Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. E però invece aveva premiato anche il suo pupillo nel 95 Zemeckis per Forrest Gump. Ma lui alza, ogni tanto alza la voce e dice questo lo premio io, cioè palesemente è fatto avanti, ha detto ragazzi. Ma guardate con che felicità lo dice, fra la, cioè, dice proprio vieni, vieni Christopher. Però mi è dispiaciuto tanto per Scorsese, eh. Ma basta! Sì, ne aveva bisogno di un Oscar Scorsese. A parte quello ragazzi, Scorsese, cioè l'ha detto che... Cioè... Come la Blanchett aveva fatto campagna per la IEO l'anno scorso, ma qui Scorsese faceva campagna per Nolan. Cioè, Scorsese, sì, se però... perdeva Scorsese... Io mi immagino Scorsese che vince e tipo va su e fa.
Ma siete coglioni, Christopher, no, ma va benissimo, va benissimo l'Oscar, carattere... va benissimo l'Oscar, però so. Io avrei goduto se avesse vinto Martin Scorsese, che allora, prima ha fatto decisamente superiore. A me, a differenza di Blasfemoschi, è piaciuto Chi resta del Flower Moon, però sinceramente a parte la questa non gli avrei dato. Bravo, questa sarebbe la coltellata, mi è piaciuta. Non gli avrei dato nessun Oscar a parte la Gladstone. Evidentemente sono in linea con l'Academy, che non ha dato un cazzo a Killers of the Flower Moon. Attenzione, si premia un migliore, quindi puoi dire semplicemente magari per loro è il secondo di tutte le altre, che ne sai. Io tanto il mio film preferito dell'anno scorso ha vinto 7 Oscar. Ecco, vi ricordate, pensate per... Ciao. Salve Gianni. Ciao Gianni. La live, lo vedi? Stavamo insultando. E poi, diciamo anche la verità, a livello di quotazioni, il secondo dopo Oppenheimer era Povere Creature, che infatti è quello che ha vinto di più dopo il film di Nolan. Ne però quel quindi... della zona... Quel bastardo della zona di interesse mi ha distrutto il record, quello di soli due film. Lo so. Michele ne ha vinti di più Barbie di Oscar. Ma io infatti in questi giorni ho mandato a cagare gente come Gianni, ma anche altri amici influencer. Gianni Ansaldi. Io sì, capisco il meme, immagini. E mi ci faccio una risata. Però io... Ma io stai zitto. Da un sì, certo veramente, guarda. Che ci sono gli estremi, ci sono quelli che sono integralisti pro e ci sono quelli qualunquisti contro, perché io continuo a vedere che chi dice che Scorsese è un genio è un boomer. Ho letto tante volte questa parola in questi giorni. E lì, ma no, ma noi facciamo un po' per scherzare, dai. Comunque, ad esempio, per me la Gladstone se lo meritava, ci mancherebbe. Sì, sì, sì. Io l'ho detto, forse tra le due l'avrei dato alla Gladstone, detto, però Oscar di Oppenheimer comunque meritatissimo anche per l'innovazione tecnica, che avrei ceduto a Killers era la fotografia, solo quello. Anche io posso dirti però, Michetto, un'altra cosa, ovviamente non ce l'ho con te, ma in generale, proprio come magari molte persone dicono che chi dice che Scorsese è un genio è un boomer, allo stesso tempo sembra che tutto quello che esca da Scorsese sia imprescindibilmente un capolavoro. No, che è la stessa cosa sbagliata, va valutato volta per volta, guarda. Però cioè, io Gianni, se dico che Killers of the Flower Moon è straordinario è perché mi è piaciuto, altrimenti lo direi tranquillamente. Ma sai cos'è, Gianni? È lo squilibrio inevitabile che si crea sui social, dove gente come te alimenta la voce che Barbie è un capolavoro, ma Scorsese, ragazzi, rivediamolo un attimo, c'è uno squilibrio intellettuale. Però dipende anche dal cerca, no? Però fare al solito film, non riapro la solita. Io in questo momento qui, mentre mi hai detto la frase, un film che non è un capolavoro di Scorsese, non l'ho pensato, ti dico la verità. Oddio Vietor! Eh? Oddio Vietor! Killers of the Flower Moon! Andate tutti a cagare. Però, The Irishman! Allora, però, per essere tutti d'accordo... Possiamo dire, se si parla di capolavori, che tipo un Faccia di Picasso lo è. Su questo siamo tutti d'accordo. Ovvio, e poi si può parlare di Scorsese. Di... Salve! Ciao! Ammazza, chi c'è stato? È solo quello. È solo visto? Ecco, bravo. Ma anche quello diretto da Scorsese, giusto? Assolutamente. Sì. D'accordo. No, io vorrei solo segnalare... Un remake di Scorsese lo vorrei, di Vita Smeralda. È il direttore della fotografia. Si è offerto volontario alla corte di Claudio Fragasso. Ecco. No, però aspettate, voi che fate i sommelier, Vita Smeralda l'hai visto al cinema, uomo? No, purtroppo. No, perché ero, pensa, è tornato dall'Isola d'Elba quel giorno per motivi scusone, chiedete, dai zitto. Bene, io sì, io bravo, l'ho visto in sala. Ti invidio. Yeah. Perché da me... Non fu distribuito tantissimo, mi ricordo. Fu un po' una uscì in pochissime sale, almeno dalle mie parti. Però quel giorno dei miei amici mi invitarono in piscina e io dissi, vabbè, dai, vengo e poi vado al cinema. Invece sono rimasto tutto il giorno. Io sono un vero fan di Jerry. Però io ho visto al cinema Torno a vivere da solo, assolutamente sì. E anche, non era di Jerry, però Operazione Vacanze. Quindi dovete dire bravo. Quindi ho anche potuto ammirare la fotografia paesaggistica. L'ultima performance del Dogui. Ma guardate che la persona che è entrata adesso per ultima ha comprato grazie a me il libro. Ah, è vero. Ce l'ho di là, però sì. Due palle di Natale di Neri Paletti. Visto ecco, Paolo come... Bello. Ti ha convertito. Però, me lo ha presentato in 10 secondi, sono andato su Amazon e l'ho comprato. Però,
Una vita da libidine di Jerry Calà è veramente bello, ve lo consiglio. Il romanzo, il libro, l'autobiografia, se siete romanzo. Certo. Quindi non è un romanzo. No, ho sbagliato. No, però ha scritto anche un romanzo, bisogna chiederlo a Johnny. Com'è che si chiamava, tipo La lavatrice o una cosa del genere? Mi ricordo, sì, ho presente qual è. Sì, sì. Johnny, passacelo. Sì. Ma non stavamo parlando di Oppenheimer, per Dio. Esatto. Ma tanto il livello è quello lì adesso, su. Vabbè. La fotografia comunque, io in realtà ti favo Oppenheimer per un motivo. Siamo in una cinquina dove, a parte Killers, in tutti gli altri c'era o del tutto in parte il bianco e nero. Secondo me Oppenheimer è quello che il bianco e nero lo usa meglio, perché io continuo a dire il bianco e nero in Poor Things è una roba fine a se stessa, no, che non ha un cacchio però, di senso. Però... se mi posso permettere, bisogna contestualizzare molto bene la cosa. Perché ha vinto Povere Creature? Perché per realizzare la fotografia di Povere Creature... Non ha vinto Oppenheimer! Infatti ha vinto Oppenheimer. In quale parte del multiverso li hai visti, gli occhi? Ma l'hai visto, Gianni? Oggi è tutto sbarbata alla Rocco Siffredi. Sembra un pochino Rocco. Super sex. Vabbè ragazzi, è l'uomo che pensava che The Flash fosse bello, quindi ormai è da allora che la credibilità... No, io credo... Oggi Travatar... Mena tutti. No, comunque il concetto è che hanno inventato una pellicola per fare la fotografia. L'IMAX bianco e nero per Oppenheimer, sì. Esatto, è cosa che non hanno fatto per chi... Quindi è anche un premio alla tecnica, se è per questo. Cioè la Kodak ha proprio fatto... non è l'IMAX, mi pare che è un 75 mm in bianco e nero per l'IMAX, sì. È proprio una roba iper strana e quindi ci sta. Ah, poi la fotografia è splendida, ci mancherebbe. Sì. Oppenheimer è un film perfetto sotto tutti i punti. Soprattutto non ha color correction, perché non è stato montato sul computer. Certo. Detto questo, si prende anche la statuetta miglior film e l'avevamo imbroccata tutti anche qua. Sì. Sì, e va bene. Cioè, io dico una cosa, possiamo non essere d'accordo su alcune vincite, però peggio dell'anno scorso non si poteva fare. Quindi quest'anno avrebbe potuto vincere anche Giovannona Coscia Lunga, che è un bel film, ricordiamolo, di Sergio Martino. E sarebbe andata meglio che quel film. Diciamo che la qualità era molto alta e saremmo caduti per lo più in piedi quest'anno, ad ogni modo. Vinceva Barbie, per lo più, non sempre. Però c'è da dire che comunque è una... sotto un certo punto di vista c'è continuità con la scorsa edizione, perché abbiamo nuovamente un asso piglia tutto da 7 Oscar, compreso miglior film. Sì, si sta tornando al cioè ci sono all'inizio, se guardate all'inizio della cerimonia erano tutti lì e vabbè, ma qui Oppenheimer non vince nulla, ognuno si prende, poi a un certo punto Oppenheimer in grana si piglia quasi tutto lui, quindi è interessante anche quello, c'è un'inversione di tendenza, però c'è una differenza importante, Ale, che nonostante lo si percepisca come un grande successo, ricordiamolo che lo è stato negli Stati Uniti, in Europa un po' meno, Everything è comunque un film della A24, una produzione indipendente. Sì, un film piccolo, per me, si torna al blockbuster. La vittoria di Oppenheimer è importante anche perché dopo anni di filmini, per esempio, no, io sono andato controcorrente quell'anno, per me Nomadland è un film mediocre, però anche chi ha adorato Nomadland non mi può negare che passati 3 anni non gliene frega più un cazzo a nessuno di quel film ed è già nel dimenticatoio. Per me dopo 2 mesi, però... È un dato. Per me dopo aver visto Michele, dopo averlo mesi, visto... Ah, il giorno dopo, dici. La cosa bella è che probabilmente l'ultima volta che era successo era stato nel 2018 con La forma dell'acqua, che sì, è un autore del Toro, però è un autore che è sempre andato a braccetto anche con le politiche hollywoodiane, Pacific Rim, Hellboy, eccetera, eccetera. È stata l'ultima volta che ha vinto un film che si può considerare hollywoodiano, comunque più piccolo. Io sono curioso di vedere cosa succederà nei prossimi anni, perché quello che Oppenheimer potrebbe essere in grado di fare, grazie a Dio, è interrompere questa tendenza a premiare film piccoli, magari anche meritevoli, ma io sono, essendo un vecchio di merda, sono un po' tradizionalista. Per me gli Oscar, anche internazionalizzandosi, anche aprendo a film diversi, al loro core, e bisogna che celebrino Hollywood, perché Hollywood, come dicevamo, è in una crisi di identità fortissima ormai da una decina, forse anche quindicina d'anni, e anche in queste piccole cose, in queste piccole vetrine, per me è giusto che glorifichino un po' anche la loro macchina produttiva. Cioè, se l'anno prossimo, nonostante io non sia entusiasta come il resto del mondo, più di Matioski ma meno di altri, sarei contento
la facesse da padrone di un parte 2, perché no, confermerebbe un ritorno al passato in cui Hollywood un pochino si mette davanti allo in spazio. Realtà l'anno prossimo potenzialmente, possiamo appena all'inizio, però l'anno prossimo c'è una sfida potenzialmente interessante tra due, un sequel e un prequel di due film che vinsero un sacco di roba tecnica ma non miglior film, ovvero Dune 2 Furiosa e Dune, sì, sarebbe una testa testa interessante. E poi ci stavo già pensando anch'io, perché a me Dune non ha fatto impazzire, però a livello di rappresentanza avrebbe tanti punti in comune con Oppenheimer, tantissimi. D'accordo. L'unione tra cinema autoriale popolare, tante candidature tecniche, un successo che a quanto pare sta avendo, anche se poi è tutto ancora da vagliare, siamo alla seconda settimana, non vediamo come succedere con Avatar. Guarda, tanti spera. Pensa quando anche secondo me 1,5 miliardi. No, ragazzi, non fa detto questo, fa... in molti stanno facendo i conti non senza l'oste, ma senza tutto il ristorante, perché leggo già Dune l'anno prossimo vince tutto, un attimino, anche perché ricordiamoci, ora vado a memoria. Uscire prima dell'Oscar 2024 porta una sfiga pazzesca. Credo che l'unico film, l'unico credo, almeno in epoca moderna, a essere uscito prima dell'edizione precedente e a vincere poi alla grande l'anno dopo, è stato Il silenzio degli innocenti, che uscì tipo a febbraio del 90 e poi vinse nel 91. Fra l'altro è uno dei pochi film che ha vinto i Big Five, sceneggiatura, i due attori protagonisti, film e regia. Sono 5 o 6 film che ci sono riusciti. No, sono 3. E quindi Accade una notte, Il silenzio. Sono 3, Accade una notte, Il silenzio degli innocenti e Qualcuno vuole uscire del cuccolo. La magica cinquina. Bravo, sono questi tre. Sì, bravo, Accade una notte, se... e Frank Capra e Qualcuno volò. Anche se io vorrei tanto si tornasse a meno film nella lizza dei migliori, perché anche quest'anno, ci sono tanti titoli che magari sono anche bei film, ma che dici, per quale motivo? Cioè, un American Fiction, capisco quello che c'è dietro, però diciamo che è per quella pubblicità, cioè attirano. Se fossero solo 5 film, 10, Paolo, i 10 nominati a miglior film, ricordiamolo, li hanno reinseriti nel 2010, dopo che nel 2009 furono riempiti di merda perché non candidato al Cavaliere Oscuro. Quindi, per fare i democristiani, mettono 10 nomination di cui 5 film sono lì solo per pura presenza. Per tanti anni ci sono stati tanti film della Pixar candidati a miglior sarebbe film. Sarebbe più bella la sfida, perché devi fare dei sacrifici. Per me bisognerebbe tornare ai 5. Tanto si sa alla fine che sono in 2 o 3 che se la giocano, no? È una pagliacciata, dai. Vabbè, però allo stesso tempo magari è una scelta che permette di scoprire più pellicole. Sì, esatto. Altro, allora, come dice Mattioschi... C'è il premio in più, Come dice Mattioschi, sì, è per la quello 2026, se non sbaglio, quello ancora dopo. No, però diciamo che se si tornasse a 5 sicuramente ci sarebbe un lato positivo, salvo la recezione, finalmente ci toglieremo dalle balle il miglior film internazionale, che sai già che vince perché lo ficchi tanto tra i 10, e quindi sai già che sono contento per zona di interesse che si sapesse tutto, però porca miseria, ormai non però secondo me la zona di interesse tra i 5 ci sarebbe stato, no, ma appunto sarebbe stato ancora più figo in realtà, però sarebbe stato una dico, volta solo per felicissimo quello. Che abbia vinto la zona di interesse, ma quanto mi dispiace per Io Capitano, perché per me era il mio sia per Carmatano gli è dispiaciuto Paolo, sì anche a quelli lì della Rai erano un po' erano convinti. Però era il mio preferito. Solo, sì, però sono un po' c'era solo anche loro. Vendersi, se non allora, c'era io interesse, ho visto mi sa che Vendersi... 5, quando abbiamo fatto la diretta degli Oscar, mi mancava la sala professori. Anch'io Il Capitano è molto bello. Zona di interesse è un mezzo capolavoro, mezzo intero, non lo so. No, per me è superiore. La Società della Neve è bellissimo. Aspetta, me ne manca uno. Stai zitto, stai. Carino, anatomia di una caduta. No, non era candidato. No, no. Perché dici le cose a caso tu? Perfect Days straordinario, non era stato stanno trattando male Gianni. Save Gianni. Ora che l'ho visto posso dire che la sala professori è finché abbassa decisamente la media, è carino, non è niente di che, è una canata fatta per le zie, dai, su. Ma comunque non benissimo, io andrei al main event. Sì, no, devi dire un che po' da ragione. Ah, giusto. Vabbè, è che ti abbiamo dato tutti le stesse risposte. Io allora, fine, che non sono l'ultimo, penso. Avete ragione. Allora, parto dall'ultima posizione. Sono io, immagino. Con 5 punti di Alex. Alex, devo fare esperienza ancora, scusa. E non sarà mai più invitato in Facce di Nerd. Verrà eliminato, verrà proprio. Aspetta, non è mica finita. Con 6 punti
l'uomo che sapeva troppo. Non sapeva niente. Si cambi il nick. Ma perché io vedo i film e mi faccio tutta una serie di idee, invece Michele va, guarda le quotazioni, ascolta quella là, no, poi c'è quell'altro, poi Carlo, poi Francesco, vero, e poi fatti il favorito. E allora... Uomo, fatti dire quanto ha scommesso quel marrano. Vedi, soldi, vero, soldi, sì, l'amore, l'arte, i soldi, pensate. Sì, sì. Cioè. Tecnicamente Uomo è la medaglia di bronzo. Ecco, Michele, visto? Quella di stronzo. Medaglia d'argento con 7 punti per il signor F con una compagnia, il collezionista di ombre. Trionfano al primo posto 4 eruditi. Il sottoscritto Victor Laszlo, che sta festeggiando in questo momento a Bari, sapeva già in anticipo, quindi è lì a gozzovigliare. Dark Andros, che è stato avvistato, se non sbaglio, proprio a Los Angeles, assieme a Robert Downey Jr. Nudo. E Michele Innocenti. 8 punti, sì, per noi. Evviva. Sai cosa abbiamo sbagliato? Lily Gladstone. Vaffanculo Academy, bastardi. Razzisti, mi sento di dire razzisti. Razzisti. Ora io, dopo le femministe per Barbie, farò l'accusa di razzismo per mesi nei confronti dell'Academy verso i nativi americani. Oh, ottimo. Ti hanno regalato anche una performance canora che mi ha entusiasmato. Se avete seguito in diretta quella canzone del cazzo, canzone... Era... cioè, fomentava, secondo me, cioè, a un certo punto non c'è, boh, non so, bellissima. Vabbè, ragazzi, a livello di performance non voglio sentire storie, cioè un Jaschera tirato sulla serata, ma infatti ha vinto l'altra canzone, ma infatti ho due premi, mi hanno amareggiato la Stone, che appunto c'è parla tutte le cose della Cleston, e la canzone, cioè non puoi far vincere Billie Eilish quando c'è In Just Can, porca miseria. A me piace quella di Billie Eilish, no, anche a me piace molto. Ho capito, bella, ma non farla vincere, dai, cioè, no deve vincere quella, tra l'altro, lasciate stare. E comunque, bella, secondo me, anche sonoro, nonostante capisca il premio alla zona, rivisto ancora in sala l'altra sera, Oppenheimer per me doveva vincere. Senza se, se senza lo meritavano me. Entrambi, dai, per me. Ma l'abbiamo lo detto... entrambi, preferenza personale Oppenheimer. L'avevamo anche detto, no? Io anche dobbiamo... per fare 8 come The Millionaire. Quando ne avevamo parlato, Michele, del fatto che non c'è più messaggio sonoro e montaggio separati, sonoro. Come se li separavano, una la prendeva Oppenheimer, l'altra l'avrebbe presa. Comunque, sì, sì, è vero, vero, vero. Chiudiamo ricordando che The Millionaire ha un Oscar più di Oppenheimer. È sempre giusto ricordarlo. 5 più del Padrino, ma solo uno più di Oppenheimer. Academy razzista. E Barbie ne ha uno in più di Killers of the Flower Moon. Sì, è vero, sì, Barbie uno in più di Killers. E soprattutto Billie Eilish ha il doppio degli Oscar di Martin Scorsese. E di Stanley Kubrick anche. È proprio chiusura perfetta. È bellissimo. È proprio così. Chiusura perfetta. Billie Eilish ha il doppio degli Oscar di Stanley Kubrick e di Martin Scorsese. E ne ha due in più. E di Nolan. E di Nolan, anche. Per dire, di Orson Welles, che non hanno mai vinto un cazzo, per quello anche doveva vincere I'm Just Ken. Ok, bene, e ora pipiscello. Ma si parte qui da una notizia semplice, seppure mesta. Ma non vi preoccupate, io dopo l'accoglienza in diretta, io e l'uomo stavamo facendo il TG Cinecomics, stavamo per salutare, l'annuncio. L'ho preso un po' male, ma poi ho seguito un percorso di autoanalisi, adesso ve ne parlerò con la dovuta freddezza. Rimandato di un anno The Batman 2, di un anno intero, dal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026. E non ci sarebbe nient'altro da dire, abbiamo persino una motivazione ufficiale. I ritardi dovuti agli scioperi. Sì. Hollywood si sta ancora riprendendo da quel mega maxi sciopero e degli sceneggiatori e degli attori, quindi a quanto pare non sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio in tempo. C'è anche un corollario, c'è chi semplicemente dice che Matt Reeves è lento come la cupa mietitrice e di conseguenza non c'è proprio riuscito. Ma... e l'uomo lo sa bene, è avvenuto qualcos'altro.
Nell'ambito di Facce di Nerd, sì, è una gazzarra interna. Io gli ho immediatamente suggerito, non ci ho mai creduto. Ma non è che questi lo rimandano di un anno nel 2026 con un anno casuale fino a un certo punto? Perché magari sotto banco un accordino è stato raggiunto e quindi forse il Batman di Pattinson viene integrato nel DCU, ma è rimasta così una roba. Poi io lo scrivo al signor F e lui mi risponde in un certo modo. Vero, signor F? Io non ho capito, poi giocare con il mio cervello così, cioè tipo mi scrive invece di scrivermi come stai. Era tipo Nightmare 6, questo è il tuo cervello con Johnny Depp in televisione. Perché ho visto la storia del signor F, che anche lui distrutto psicologicamente, e gli ho detto, senti, papale, quante possibilità ci sono che Gunn abbia deciso che The Batman deve far parte del suo universo e... Io sto lottando con tutte le mie forze per fare dei ragionamenti obiettivi, seri, plausibili, ma in realtà, insomma, delle cose si stanno... ci sono cose strane nell'etere. Dobbiamo tipo, adesso della logica ce ne sbattiamo esprimere, il cazzo, vai dritto. Dobbiamo esprimere un po' di perplessità e fattibilità dell'operazione. Anche perché si parla, io ho sentito che si parla anche comunque di riscrittura, lo stanno riscrivendo, lo stanno... Poi sì, però... Ci sono questi rumor, Robin sarà presente. Io dicevo, dato che era l'anno in teoria di Brave and the Bold, Robin... Facciamo fare chiarezza un po' a Filippo. Vai, Filippo. Allora, facciamo, ci sono tre possibilità, veloci. La prima, non hanno trovato spazio per i teatri di posa. Voi lo sapete, ci sono un sacco di produzioni, tante cose sono slittate, varie, talmente tanto che hanno anticipato i Thunderbolts per permettere a David Harbour di fare Stranger Things e Thunderbolts insieme, senza entrare nel dettaglio. Le riprese di The Batman erano fissate per quest'estate. Ora si è scoperto che James Gunn... girerà in Ohio Superman tra giugno e metà luglio, quindi magari non c'è spazio e che facciamo? Non puoi arrivare il prossimo anno, arrivi nel 2026. La seconda ipotesi è quella che hanno detto, la sceneggiatura. Ragazzi, io non ci credo mai, cioè figlio mio, la stai scrivendo da quando hai finito di girare il primo, hai talmente spaziato il background, te lo sei costruito talmente bene che hai scritto due progetti con il professor Pig e lo spaventapasseri, perché dovevi metterli nel secondo Batman se ti davano il via libera, e mi dici che non hai la sceneggiatura pronta e dovevi girarlo in estate. C'è stato pure lo sciopero, quindi lì apriti cielo, perfino Livy e Ryan Reynolds hanno scritto l'altra metà di Deadpool mentre erano fermi per lo sciopero, ma vuoi dirmi che non c'era tempo? Quindi anche lì per esempio non ci credo. La terza ipotesi, se vogliamo fare un po' i Fox Mulder della situazione, è che essendo che nell'ultimo anno sono cambiate tante cose, se andate a rivedere il video di James Gunn, che è invecchiato terribilmente perché un po' di cose non insomma... abbiamo un quadro del DCU molto strano, cioè James Gunn in un colpo solo ha castato Supergirl e ha castato pure Booster Gold, come a voler fare una cosa tutta veloce. Cioè lui è pronto per girare Booster Gold se ce la fa quest'anno, quindi il prossimo anno arriva. Nel frattempo potrebbe anche arrivare Supergirl il prima possibile, cioè proprio direttamente, perché di Authority non se ne parla ancora. Nel frattempo l'unico piano che aveva per The Brave and the Bold era usare Damien e rimettere tutto nel cucuzzaro, perché Oracle, Tim Drake, Nightwing, quelli c'erano nella prima bozza di sceneggiatura di The Brave and the Bold. Arriva sto rinvio e che vogliamo fa? Se The Batman parte 2 arriva nel 2026, The Brave and the Bold arriva nel 2027. Nel frattempo, Matt Reeves con quale personaggi vuole giocare? Perché nel frattempo Gunn si è espresso più volte su quanto, in maniera molto sibillina, ma lo sappiamo, sti Ellsworth gli stanno se li è trovati tra le balle, solo perché Zaslav gli ha imposto una certa cosa.
E allo stesso tempo, sì, ok, però tu stai facendo una serie su Arkham, la serie la fai nel mio universo. Noi un anno fa avremmo mai potuto pensare che Matt Reeves potesse scrivere roba per Gunn. Arkham No. è il primo tassello che potrebbe portarci ad una trattazione più ampia. E questa cosa mi fa cominciare un po' a... Da un lato mi gaso, dall'altro lato mi spavento, perché comunque in passato noi abbiamo avuto modo... di evincere come due prime donne riescano a fare a testate, Snyder, Walter Hamada. Non ci siamo. In un certo senso, James Gunn da una parte e Matt Reeves dall'altra dovrebbero trovare un accordo di coesistenza molto particolare. Questo limita il processo produttivo? Assolutamente no. Lo limiterebbe nel caso in cui Reeves dovesse decidere di mettere dei personaggi che poi Gunn non può usare. Non è che uno usa lo spaventapasseri e noi usiamo lo spaventapasseri. Se 2 più 2 fa 4, Harvey Dent quest'anno, Harvey Dent in The Batman parte 2, e poi che è Harvey Dent pure nel DCU? Che cazzo? Quindi ci sono delle Diventa un po' situazioni troppo che io. abusato. Infatti, io ho voluto fare, scusate, questa premessa Hai perché fatto voglio sapere, benissimo. voglio proprio togliermi la responsabilità e sentire le vostre condizioni di fattibilità. Te ne lavi le mani, ma Però guarda, vedo, sembra una cosa confusionaria come al solito, insomma, strano. arricchisco un pochino, poi voglio sentire tutti, in particolar modo altro quando che prima è rimasto a guardarci nell'ombra. Dunque, io non credevo a questa chance e anche adesso comunque le attribuisco il 10% di fattibilità, non di più. Però perché ha cominciato a ronzarmi qualcosa nell'orecchio? Proprio a livello di tempistiche, io mi sto domandando in che modo vogliano proporci questo nuovo DCU che inizia ufficialmente a luglio 2025 e che a questo punto dovrebbe sottoporci il suo Batman nel 2027. Sembra poco, ma al contempo un lasso abbastanza generoso. E nel frattempo troveremo anche un The Batman 2 che potrebbe consacrare ancora di più l'incarnazione di Pattinson e di Reeves, se il livello qualitativo dovesse essere mantenuto o addirittura migliorato. E soprattutto l'idea mi faceva tremare i polsi, ma più ho cominciato a pensarci, più mi rendo conto che sarebbe anche fattibile, a patto che tutti abbiano l'intenzione di prendere quella strada, ovviamente. Pattinson in primis, che comunque non vedo in alcun modo interagire con Superman e Wonder Woman, ma magari con soldi a sufficienza, e anche Joaquin Phoenix non voleva fare i sequel, però Joker 2 se lo fa. Perché lo dico? Perché è vero che il Batman presentato è molto terra terra, ma nulla vieta di farlo evolvere nei prossimi film, ad esempio. È vero che non ci sono riferimenti a nient'altro che a Gotham, però anche nei fumetti, quando non ci sono interazioni dirette, ognuno rimane per gli affari suoi. E potrei anche dire che succede addirittura nella Marvel, Sì, Iron Man ci 3. sono delle storie comunque, sia nei fumetti, ma spesso anche nei film, che se ci pensi che sono ambientate nello stesso universo che poi ha tutto il resto, quasi non ti sembra, no? Cioè, a volte dici, Ma boh, io vorrei questo. aggiungere una cosa. Noi continuiamo a menarla col fatto che quello di Reeves sia terreno. Per la maggior parte sì, ma ragazzi, io continuo a dirlo, in un paio di momenti Bruce Wayne diventa brustoletto, cioè quando fa il deltaplano, quello che cozza contro un autobus non si fa niente, ma neanche Toretto, gli esplode una bomba a 2 cm, ok, resta un po' sordo, ma un ustione qualcosa, deve essere morto quel Batman lì, quindi è già un po' proiettato, eh. Beh, ma questo è Batman, è qualunque supereroe, anche privo di superpoteri, in qualunque Sì, contesto. C'è un bravo. discorso un po' generico. Posso completare? Poi vi lascio parlare perché c'è un altro punto interessante a cui nessuno pensa mai. L'ho detto in passato, quindi mi contraddico. Probabilmente qualcuno in chat l'avrà già scritto. Forse è difficile immaginare quel Batman a fianco a supereroi con poteri soverchianti, però nel primo Avengers c'era Occhio di Falco. La vedova nera.
la vedova nera che... Ma infatti il problema non sarebbe neppure questo. Ma se vuoi, l'assist che ti faccio è, se pensi al primo Iron Man, tu immaginavi il dio Raviolo? No, no, certamente. Ma le poi cose anzi, cambiano. Proprio perché, a parte i momenti Toretto, sembra molto terra-terra, sarebbe proprio l'uomo comune che si rende conto, minchia, ma che cazzo di mondo sono finito io? Quindi in realtà avrebbe anche un suo... Però esatto. È un po' quello che è l'occhio di Falco, l'uomo comune in mezzo a un dio, un coso ipertecnologico, un super soldato, è un mostro, quindi... Sì, è quindi è un'ipotesi, solo quello suggestiva, ma altro quando ti ho visto, vai, vai. No, più che altro io ho osservato e ascoltato voi. E la prima cosa che mi viene da dire, sperando di non offendere nessuno, è la sensazione che avete dato voi a me, più della notizia, più dell'argomento che stiamo iniziando a discutere, perché la sensazione che ho avuto è di stare assistendo a una sorta di gruppo di supporto per l'elaborazione, non so se di una specie di lutto, o comunque di un qualche trauma non meglio identificato che dovrebbe portare, dovrebbe o potrebbe in un futuro prossimo portare a determinate conseguenze, cioè come per dire prepariamoci perché prima o poi questo fatto potrebbe avvenire e quindi chi lo sa, ma in fondo non sarebbe poi la fine del mondo, perché sì, una volta anch'io abbiamo ordinato la vaselina su Amazon. Ho avuto un problema del genere, anch'io ho avuto questa acciacco qui, però mi sono messo il busto, bene o male ne sono venuto fuori, anche in quella tragedia, oppure l'amico mio, cioè che così gli è passato un carrattrezzi sul piede, è rimasto un paio d'anni in riabilitazione, però in fondo si può vivere lo stesso, insomma un discorso un po' del genere. Sì. Cioè, come se ci si volesse rassegnare a qualche cosa che però in verità neanche... È inevitabile! Ma inevitabile non lo so. Ma quello che stavo per dire è a qualcosa che in realtà non è che convinca veramente, perché sì, da un lato certe cose che sono state dette sono pure corrette, cioè che anche all'interno di universi condivisi, cinematografici condivisi e anche fumettistici, che già esistono, le contraddizioni, gli stili discrepanti ci sono già stati, ci sono, e così via. Ma io non so se il discorso è così semplice, non perché voglio buttare sale sulla ferita o ingigantire il trauma, che tra l'altro deve ancora avvenire, e paura di averlo questo trauma, insomma potremo cominciare ad avere un minimo di orientamento quando vedremo almeno uno, il primo film di questo benedetto o maledetto fantomatico nuovo universo gestito da James Gunn. Ancora non abbiamo veramente idea di che cosa voglia fare, perlomeno se l'avete capito voi, se avete più fonti o l'avete intuito, illuminatemi, perché io ho ancora idea di come sarà questo Superman, non è che ce l'ho. Ci sono queste anticipazioni, questi rumors che parlano molto grosso modo della trama, molto grosso modo del world building intorno al personaggio, però ancora che cosa mi presenterà non è del tutto chiaro, anche perché una cosa, per quanto riguarda il lavoro di James Gunn nell'ambito supereroistico, una cosa sono i Guardiani alla Marvel, e un'altra cosa ancora è stato il suo Suicide Squad e Peacemaker, che fa parte dello stesso contesto sostanzialmente. Non sappiamo in che forma darà questo nuovo DC Universe, che dovrà essere qualche cosa di ancora diverso, perché dovrà seguire dei binari di coerenza e di armonia anche commerciale, che non può essere lo stesso né dei Guardiani né di Suicide Squad e Peacemaker. Quindi è tutto ancora molto nebuloso. L'unica cosa che conosciamo, che cosa è attualmente allo stato delle cose sulla base sempre di questo tema, il The Batman di Reeves. Solo perché l'abbiamo visto e possiamo immaginare come possa eventualmente ancora continuare a caratterizzarsi o evolversi. Dire che sia terra terra, io non sono tanto d'accordo con questa definizione. Diciamo che cerca di essere meno supereroistico, nel senso più esuberante, riferito alla massa degli altri cinecomics a tema supereroistico degli ultimi 20 anni, avvicinandosi un pochino a qualche cosa di un po' più, tra molte virgolette, razionale, come potevano esserlo i Batman di Nolan, che erano qualche cosa però di estremo a modo loro in quel gioco lì che si erano prefissi di fare.
ed era sempre anche un realismo fasullo. Io ho sempre detto che, Nolan fa il gioco delle tre carte, che è un ti dà un'idea, una sensazione di finto realismo. Io lo definisco pseudo realismo, perché in realtà Batman non può esserlo. E anche dire che Batman qui o là fa delle cose enormi e assurde e inverosimili è anche un po' la scoperta dell'acqua calda, perché stiamo parlando pur sempre di supereroi. Non importa che abbiano superforza o volino o siano un supereroe alla Batman, sono supereroi e fanno delle cose assurde. Quindi se stiamo guardando un film, una storia di supereroi, ce lo dobbiamo accollare. I supereroi sono questo, ma è una questione di atmosfere. Siamo sempre lì, non sappiamo che cavolo voglia fare James Gunn, anche perché nel momento in cui farà Superman siamo sicuri che sapremo come gestirebbe Batman, perché sono due personaggi molto diversi, convivono nello stesso universo, tante volte hanno partecipato ad avventure insieme, hanno avuto grosse storie, grossi intrecci insieme, ma una cosa sono i fumetti, una cosa è il cinema. Cosa abbia fatto Snyder, dimentichiamocelo, non è il caso di fare paragoni del genere o usarlo come, a meno che non vogliate metterlo nella scaletta dei traumi già subiti che possono ammorbidire un trauma futuro, ma a questo punto ci starebbe pure. Il punto è che il film di Reeves, The Batman, ha una sua struttura con una sua atmosfera che al di là di tutto è seriosissima. È pop però in un modo molto tirato. Guardate come è stato descritto l'Enigmista, che a me è piaciuto un casino, però in termini diciamo molto pulp, molto proprio al già polizieschi. Abbiamo fatto tanti paragoni a Seven, a quell'estetica lì, a quel modo di raccontare lì a suo tempo. Tutto questo non Pattinson, la caratterizzazione del suo Batman, ma tutto questo, perché quando parliamo di una lettura di un personaggio e del suo mondo al cinema, non parliamo soltanto dell'eroe centrale, della sua maschera, parliamo di tutto l'ambaradan che è intorno, quindi dell'atmosfera, dei comprimari, del tono generale del film, che è una cosa che è nata in maniera indipendente da qualunque cosa stia facendo James Gunn, che, ripeto, non ne abbiamo idea. Sappiamo forse vagamente che vuole introdurre Superman non con una storia di origini, ma proponendo Superman come un ritorno al supereroismo ottimista e solare, generoso, contrapposto al superomismo cinico di Authority, che in realtà trasfigurerebbe l'Elite, che a sua volta era, diciamo, una parodia. Però io ti posso anche dire come dettaglio che a livello prettamente teorico, siamo veramente in argomento, Gunn ha detto ogni regista avrà la sua libertà creativa, non voglio fare come la Marvel, quindi massimo potere all'autore, sceneggiature scritte, perfezionate prima di arrivare sul set, quindi a me non disturberebbe neanche quello. Nel però, senso, se ogni film veramente è diversificato rispetto agli altri, sì, oramai c'è una difficoltà che avrebbe scelto. Sì, ma infatti, però, il problema è proprio questo: noi abbiamo fresco in memoria il modello marvelliano, che sì, difficilmente può essere ripetuto. Ma perché Marvel stessa, poi cioè, io ribadisco, se guardi She-Hulk ed Eternals, se guardi Moon Knight e sì, però nella Marvel c'è comunque una leggerezza di fondo che pervade tutti e passa per tutti i film, proprio sì, non prendersi troppo sul serio. Sicuramente sì, però diciamo che anche loro la stanno un po' abbandonando questa cosa, secondo però me. Però una linea guida spero ci sia, cioè va bene dare carta bianca, ognuno può fare quel che vuole, però sapendo quali sono gli obiettivi. Sì, ma bisogna, appunto Paolo, bisogna anche vedere che cosa si vuole andare a fare, perché il grosso problema, il grosso rischio, il vero rischio di questo progetto è quello. Si intende di nuovo tentare di riprodurre la stessa dinamica sperimentata e presentata dalla Marvel? Io auspicherei di no, perché Matioski diceva la libertà creativa, la libertà di stile, eccetera. A questo punto però la grossa domanda, l'elefante nella stanza, diventa: in che cosa consiste la condivisione di questo nuovo DC Universe?
Infatti, io credo, è proprio questo. Io credo solo a livello narrativo. Cioè, lui serve a imbastire un universo che possa essere visto nell'insieme e ti porti una continuity che abbia senso. Quindi magari Swamp Thing, che lui ha detto, ad esempio, potrebbe essere vietato ai minori, diretto da James Mangold. Poi se Swamp Thing vuole comparire in Justice League contro Darkseid, Swamp Thing comparirà, l'attore sarà quello, magari te lo ripresenteranno in qualche modo, ma il suo film appunto sarà vietato ai minori. Sì, però magari anche, che... anche molto vedibile da solo. Sì, ma quello che dice Filippo, effettivamente, per... allora a me il concetto di universo condiviso in generale piace perché adoro le interazioni, eccetera. Però è indubbio che per essere attuato devi accettare certi compromessi e certi paletti, e come dice Filippo devi avere, è vero che tra Iron Man e She-Hulk passa il mondo, però anche lì c'è stato un modo organico di passare, ci sono similitudini almeno a livello di fotografia, alcune cose di tono, perché l'universo condiviso può essere autoriale ma non può essere il singolo autore regista del singolo film, magari come è un nuovo... Come nelle serie TV, l'autore è lo showrunner, non i registi, sì, del singolo episodio. Magari è un modo fare... nuovo, è un modo nuovo di voler... Esatto, io voglio fare l'avvocato del diavolo, perché appunto facciamo i confronti con la Marvel, ma visto che Gunn continua a sbandierare fumetti a destra manca, ma alcune storie di Batman non c'entrano una mazza a livello di tono col resto dell'universo fumettistico, esatto, in cui si trova, ma zero assoluto. Però poi nessuno si fa problemi quando c'è la Justice League, e sono anche le migliori. Ragazzi, tra l'altro Filippo, Filippo Altroquando prima ha detto una cosa, ha usato un riferimento cinematografico che è Seven di David Fincher. Ora giustamente ce lo siamo dimenticati, però nelle intenzioni, nelle sue prime sequenze, anche il Batman di Ben Affleck voleva essere un po' in quel tono lì. Ricordiamoci l'assalto nella casa col tizio macchiato, il modo in cui fa le sue indagini. Il Batman di Ben Affleck sulla carta voleva essere un personaggio action noir di quel tipo, poi ovviamente era calato in un disastro produttivo e di scrittura che non gli permetteva di avere una sua identità, sacrificata poi in nome delle puttanate che hanno scritto, no? Però, cioè, questo per dimostrare che sulla carta te puoi prendere il personaggio di Superman più classico possibile e il più alternativo di Batman, e se dietro c'è uno che il cinema lo sa maneggiare, che sia Reeves, che sia Gunn, che sia James Mangold, che è il regista attaccato al progetto di Swamp Thing, te lo rende credibile l'interagire di questi personaggi. Quindi le etichette, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano a questo punto. Sì, però se veramente, Justice League, allora, se veramente però lo inglobassero nel DCU, no, quello è un altro discorso. Sì, quello è un altro discorso, sì, però ancora, visto che lo dice il banner e ci penso, per me sarebbe l'ennesima confusione. Dopo gli annunci, sì, di James Gunn, che come avete detto anche voi sono invecchiati in modo un po'... Cioè, se veramente dopo tutto quel che ha detto l'Elseworld, l'importanza di dividere le cose, quindi da un lato abbiamo Joker, The Batman, me lo butti dentro il DCU, mi sembrerebbe il cambiare le cose in corsa. Già c'è la confusione con la seconda stagione di Peacemaker, che non è canonica, però è la seconda stagione di una serie che fa parte del DC Extended Universe, quindi già lì... Infatti, poi, no, però io ti dico... Poi voglio sentire anche J-Taz, che secondo me, e sto veramente cercando, come dice Filippo, di prepararmi, paradossalmente sarebbe una scelta anticonfusione, perché tu toglieresti un Batman in più, che al momento non serve una cippa. Tu diresti, presente quel film che poi ognuno la pensa come vuole, ma mediamente è stato apprezzato, è stato un buon successo, vi è piaciuto? È integrato nell'universo. Quello sarà Batman. Semplice, eh? Per me è molto più confusionario dire avrete due Batman diversi. Ma mi chiarite una cosa, che io mi sono un po' perso in tutti questi annunci e cose varie. Uno in filo all'altro. Non c'era un film, o era una serie, non me lo ricordo più, non lo so più, che avrebbe dovuto descrivere il rapporto tra Batman e Damian. Batman c'era e Brave and the Bold. Era un film. Era proprio un film. Con Muschietti. Forse diretto da Muschietti. E che se n'è fatto di questo progetto? E quale Batman dovremmo vedere lì? A meno che, e qui sto sparando una cosa totalmente arbitraria, stiamo giocando con la fantasia di là nel tempo, James Gunn non voglia ambientare questi suoi film un salto avanti nel futuro, e Batman e Reeves diventi un Batman precedente.
No, però lì così facendo veramente un puttanaio. No, no, io semplicemente, per come la vedo io, butterei via l'idea The Brave and the Bold. Però Joker lo lasceresti fuori, quello invece resterebbe un Elseworld. Sì, sì, quello... vabbè. Chi ma quello non può... però lo fa... però Joker ha il vantaggio che probabilmente incasserà tanto, però se si fermassero a Joker 2 l'avresti fatto uscire prima dell'inizio del nuovo universo, quindi è più facile. Tra l'altro. Sì, ma non ha senso perché è completamente sfasato con le cronologie. Il Joker di Phillips è una cosa che si basa proprio sul fatto di giocare con l'archetipo fumettistico per praticamente dire altre cose, ma che te lo colloca in una cronologia che non ha fatta per niente. C'è un Bruce Wayne bambino. Certo, cioè, sì, è allora, per questo diciamo che parlo di confusione, perché se da parliamo... qualsiasi lato lo guardi è confusionario come scenario. Ecco, se parliamo di coerenza integrativa, effettivamente il Batman di Reeves una cosa coerente con questo nuovo progetto di Gunn ce l'ha, ovvero partire in media stress. Sempre, per carità, meglio così che Batman che ha già mezza Batfamiglia, che è un'idea del cazzo per iniziare un universo, però almeno... questo che poi alla fine sarà anche Superman Legacy, Superman e basta, non più Legacy, un Superman anno 2 che è quello che è The Batman, quindi paradossalmente sì, qui costruisci un parallelismo migliore, quello è un pro. In generale, infatti, il problema di sto nuovo universo più grosso è che al solito la Warner si porta dietro qualche cadavere, perché avevano due strade da intraprendere idealmente. Uno, te ne sbatti dell'universo e li fai tutti separati, così quello che tieni, quello che non tieni, fai il cazzo che vuoi. Oppure fai l'universo, tiri fuori duballe così anche a malincuore e cassi tutto quello che non è del tuo universo, compreso The Batman 2. A me il primo The Batman è piaciuto, ma se devi fare un universo, o quello accetta di entrare o sei fuori. Non ci sono vie di mezzo. Infatti sta succedendo paradossalmente, lo stanno mettendo, perché è un'idea delle balle lasciarlo per i cavoli suoi a fare... Lo sì, ricordiamoci che un'idea assolutamente teorica ed ipotetica di confermato non c'è niente. Vada Titti, ci dica... Io? Sì. Allora, io sono molto critico verso la gestione di Gunn della DC recente, ma proprio per una questione di chiarezza di idee. Nel senso, lui è arrivato come il messia, che arrivava dopo aver lavorato con la Marvel, sapendo quindi com'erano gli avversari, pronto a prendere in mano la DC. Però, come avete detto in apertura dell'argomento, dal video... di annuncio dell'anno scorso, le cose sono belle che cambiate e continuano a cambiare ogni settimana praticamente. Io sono sempre stato contro l'idea di mantenere delle cose dal vecchio universo, cioè per me se vuoi fare il nuovo universo, fai il nuovo universo. Bravo. Il fatto, cioè per me è proprio una cosa, cioè lui dice io ho fatto Suicide Squad, ho fatto Peacemaker, mi piacciono, sono belli, me li tengo. Io l'ho sempre definita una bambinata per quanto mi riguarda, una cosa che non ha senso, perché dal mio punto di vista, se Peacemaker è dentro, Suicide Squad è dentro, a loro volta, per quanto mi riguarda, si portano dietro tutti gli altri, perché sono tutti collegati, perché sì, quello è il DC Extended Universe. Quindi per me, se tu fai così, boh, quell'universo in qualche modo serve, cioè io me lo devo ricordare, e poi che mi fai... Peacemaker 2, e mi dici Peacemaker 2 è del DCU, Peacemaker 1 però no, cioè secondo me è un caos assurdo, ma come avere magari i personaggi di parte della Suicide Squad in Creature Commandos, che poi sarà il primo progetto della DC, cioè per me aprire un universo con una serie, cioè in generale una serie TV, e poi una serie animata che magari ha anche un po' meno pubblico, secondo me è una cazzata. Proprio detto sinceramente, l'ho sempre pensato e mi ricordo, ci fu un periodo forse dove si paventò l'idea che l'avrebbero rinviata, ma invece poi più volte Gunn ha confermato su Threads o su Twitter che sarà il primo prodotto. E ok, anche lì ti trovi magari, non lo so, Amanda Waller, che anche lei avrà la sua serie, e allora pure lì dico, vabbè, allora Suicide Squad, cioè è tutto collegato. Per me quindi sotto questo punto di vista Gunn... Sì, per me proprio... c'era il Batman di Affleck, quindi sì, capito? È quindi...
Ma poi sì, lui ha detto la prima stagione, most of the things, cioè most of the strengths saranno canoniche, lui dice. Quindi ti sta dicendo, tu guardatela, ma ogni volta che parlano di un Batman o nominano qualcosa, devi sostituirli con quelli del DC. Sì, che al mercato... fa fare un'operazione mensiale. È assurdo. Strana. Quando poteva fare Elseworld, anche quello, diceva. Oh, sì, però vi dico che, ripeto, per come la vedo io in questa teoria astrusa, paradossalmente toglierebbe un po' di rami secchi. Cioè, una volta tanto ci direbbe, quella roba lì, che comunque era nuova, perché non ha un precedente narrativo, è l'inizio del DCU. Ma ecco, però volendo non lo sapevate... Volendo trovare un altro lato positivo, almeno qui tiene qualcosa che ha avuto successo. Appunto. Rispetto a Suicide Squad, che ne voglio bene, ma però guarda, secondo me una cosa è ti dicessero The Batman è il primo, e là va bene, lo accetterei, ma perché è un punto d'inizio. Là non mi hai mai presentato Metropolis, quindi da una parte hai presentato Gotham, dall'altra parte presenti Metropolis, mi va anche bene. Alla fine è una cosa che, se non sbaglio, inizialmente volevano fare pure ai tempi dello scorso universo, cioè quando uscì il Cavaliere Oscuro, The Man of Steel doveva collegarsi al Cavaliere Oscuro, e se non sbaglio all'inizio c'era anche Nolan alla regia nel progetto, poi lui è diventato produttore esecutivo, hanno cambiato tutto e l'hanno lasciato lì a sé stante, quindi è come se fosse il secondo tentativo, mi sa quasi un po' tipo della Sony che vuole sempre fare i Sinistri 6, no? È un po' quella cosa lì. Preferisco The Batman da mettere dentro piuttosto che tenersi Peacemaker, che a sua volta è collegato a tutto il resto, per quanto mi riguarda. Se devo scegliere anch'io, perché almeno ti prendi un film solo, però tutto il resto... Però... Ma infatti voi avete ragione, ma il punto di un'operazione del genere è che presenta delle criticità. Noi abbiamo parlato di libertà agli autori e c'è gente che, anche parlando dei registi dell'MCU, si rende conto che Feige ha dato la maggior parte dell'universo a mestieranti. Il mestierante ti fa il film, ma quando Feige va sul set e gli dice «Senti, mi devi cambiare sta cosa», il mestierante te la cambia, non ha nessun problema a farlo. Un mestierante come James Gunn in realtà si è un po' rotto le balle di Feige, che gli ha fatto morire Gamora in Infinity War, non gli è piaciuta questa cosa, quindi purtroppo gli autori fanno attestate. Io mi ricordo quando James Wan manifestò un po' di sdegno perché Snyder gli aveva scelto Amber Heard, e per lui Momoa e Amber Heard sul set non funzionavano mai. Il problema di scegliere gli autori è questo, cioè che poi gli autori riescono a staccarsi dalle loro storie, perché arriva James Gunn e gli dice «Senti, il tuo Batman nel crossover farà delle cose o gli succederanno cose che sono fuori dal tuo controllo e che tu, Matt Reeves, devi accettare». Ora, Matt Reeves in DC, perché Gunn ha fatto... nel 2023 si è presentato con il cinecomic che ha incassato di più, ma per quanto riguarda la DC, in questo momento Matt Reeves per Zaslav ha 800 milioni di dollari in più di credibilità, cosa che Gunn non ha. Quindi non è che questo poteva presentarsi sai, ci sono Joker 2, c'è Batman, cancelliamoli. Zaslav gli dice che cancelli, io cancello te, non loro. Infatti ha dato 200 milioni a Todd Phillips, che non so cosa ci ha fatto con 200 milioni per girare Joker 2, non ne ho idea. E quindi da questo punto di vista dobbiamo capire, ci deve essere un accordo, che Mattia diceva anche, sarebbe una cosa storica di vedere autori veri imbrigliati in un universo che riesce a parlare una lingua indipendente ma allo stesso tempo universale. È una cosa molto diversa dai Marvel Studios. Secondo me sarebbe una cosa storica anche per il cinecomic moderno che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 10 anni. E più ne stiamo parlando e più mi state facendo venire voglia di vedere Pattinson con Coruscant, quindi maledetti. Però vediamo. Lo so. Allora penso in realtà se la si proprio scommettere che non succederà comunque. No, perché anche Reeves, per me. Ma infatti anch'io non... Che Reeves, forte proprio di quegli 800 milioni in più, no? Come dicevi tu, batterà molto i piedi nel caso mai questa cosa fosse già successa o risuccessa, dicendo non voglio. E anzi, paradossalmente avrebbero, è vero, due Batman in circolazione, ma avranno un Batman sicuro da 800 milioni e un ulteriore Batman
che te lo puoi collegare all'universo e se non ci spendi troppo sono comunque soldi extra, mettiamola così, ripeto, se non ci spendi troppi soldi. E lì c'è però il centralismo di Gunn, perché Gunn vorrebbe che il suo universo condiviso fosse la cosa più importante. Ma su questo sono d'accordo, però secondo me tanto con la velocità di Reeves, che è quella veramente d'autore, non lontana da quella di Nolan, perché comunque ricordiamo 3 anni tra il primo Batman e il secondo, esatto. 4 tra il secondo e il terzo, quindi comunque anche qua se arriva 4 anni dopo siamo in media con un certo modo di concepire il cinema che ci siamo disabituati noi, tra l'altro, anche perché sempre per colpa o per merito della Marvel oramai il povero Shang-Chi, se dopo 2 anni ancora non si è visto da nessun'altra parte, la gente impazzisce, morto, ammazza, poverino, cioè dategli tempo, no? Quindi c'è anche un po' questa roba qua. Quindi io non ci credo questa roba qui, però al contempo sono anche d'accordo che può essere fattibilissima a livello anche di toni, perché leggevo molta gente dire però comunque il cinema non sono i fumetti, il tono è importante, robe dissimili. Io credo che la trilogia di Raimi sia una roba totalmente diversa, quella di Garfield, di Webb, la biologia, sia completamente diversa. Quando l'abbiamo visti tutti e tre assieme in No Way Home, e credo che i 2 miliardi di incasso lo dimostrino, non ci siamo fatti molte domande. Quindi, ok, lì c'era il multiverso. Non te le sei fatte tu. Ma se ci pensi, in realtà... Io le scene fra loro tre le trovate splendide, no, quando parlavano. Comunque, non mi sono mai chiesto, ma questo... Ok, c'era il multiverso. Mettiamola anche in quest'altro modo. È vero che la Marvel ha sempre avuto un tono abbastanza leggero, però il primo Iron Man è alquanto diverso dall'incredibile Hulk, che a sua volta è diverso da Capitan America, che a sua volta è diverso da Thor, soprattutto nella prima fase, perché dopo la prima fase ci sono più uniformati. Sono uniformati dopo, ma all'inizio sembravano film però guarda caso cosa è successo appena li hanno uniti, hanno detto qui dobbiamo un po', sì, ma non erano soltanto diversi, diciamocelo, molti erano dei film abbastanza cricchiolanti, cioè, sì, di film, diciamo, nel primo lotto di film Marvel in direzione Avengers, di film che veramente, al di là che piacessero o non piacessero, avessero una personalità un pochino più spiccata, ce ne sono stati veramente pochi. E tra questi io ci metto un film che non è piaciuto quasi a nessuno, praticamente piace soltanto a me, che è Captain America The First Avengers, che può non piacere, non è carino, ma in realtà anche perché ha tutta una patina, un modo di raccontare che è da cinema, di un tipo di cinema che non esiste più, ha una patina di Joe Johnston, infatti. È fatta probabilmente anche apposta per tutto quello che racconta e per come è impostato, ma è un film che ha in ogni caso una sua personalità forte, al di là del fatto che poi possa... Arrivo subito a una telefonata, torno subito. Prego. Due innocenti scomparsi. Ma poi tra di loro si sono chiamati. Il primo Iron Man era una commedia sofisticata d'azione, diciamo. Più d'azione e te dire di sconfinare troppo. Ma di base aveva il tono della commedia sofisticata. Già il secondo e il terzo Iron Man cominciavano a diventare qualche cosa di più caricato e di più barocco, che andava da un'altra parte. Thor era una cosa un po' così strana. Era un costume. Ed è brutto da dire, considerato che Branagh era un film, diciamo, era shakespeariano. Estetica che prendeva praticamente, riciclava idee e trovate visive, scelte teatrali, cinematografiche, che Branagh si portava dietro da altre cose. E basta. Perché poi per il resto è un film abbastanza inconsistente. L'incredibile Hulk di Letterier aveva grossi problemi, anche perché è stato riscritto, pasticci vari, Edward Norton avrebbe voluto farlo in un modo diverso, era all'interno pure della sceneggiatura e cose varie, certe cose non gliel'hanno fatte fare, tant'è vero che poi se n'è andato. E anche quello può non piacere, però in qualche modo aveva una sua personalità. Sì. Ma poi, quello però, che mi chiedo... Cioè, proprio per gioco, sarebbe così disturbante vedere una trilogia sempre con questi toni noir d'indagine, ma lo stesso Batman che quando è con Superman affronta gli alieni, ci verrebbe il mal di vivere. Ma guarda Mattia, la verità è che i dubbi sono legittimi, ma che lo potremmo rispondere solo quando lo vediamo, perché tutto sta a vedere come viene portato, come lo fanno. Scena. Vero, infatti non escludo a prescindere l'ipotesi. L'idea, ad esempio, cioè seguendo Iron Man all'inizio
affrontava dei terroristi e poi uno con una super armatura, il film dopo uno con le fruste, il film dopo sì, uno magari con dei mezzi superpoteri, però nessuno ovviamente era un alieno o altro. Poi quando si è messo ad affrontare i Chitauri, nessuno ha detto niente, cioè, poi era prima di Iron Man 3. In crisi in realtà comunque, ma è anche però a volte anche il bello magari, una roba totalmente diversa, e vedere questo che si trova anche fuori luogo e dice, oh mio Dio, sì, ma la domanda però, scusate, rimane quella, perché vedete, perché io dico sempre, noi tendiamo a pensare al modello marvelliano e soprattutto al primo tassello dell'universo condiviso Marvel, che è il punto d'arrivo principale, che era l'adunanza degli Avengers. In effetti è difficile pensare, così come quando si è cercato di fare il DC Extended Universe, come era il discorso, una corsa per defiato per fare la Justice League. Stavolta io spiegherei qualche cosa di un po' più sferruso, diciamo, dalle mie parti, di più elaborato, di più ragionato, anche perché dubito che riciclerebbero di nuovo questa cosa di fare la Justice League. E allora che cosa? Io mi chiedo, in che cosa consisterà questo universo condiviso? In un modo diverso, ma come? Sono tutte domande lecite che noi facciamo così per speculare, per chiacchierare, eccetera. Non è che dico che non sia possibile, però è tanto, tanto, tanto difficile riottenere quello stesso livello di gradimento e di impatto nel pubblico che ha avuto la Marvel all'inizio, perché poi dopo il primo Avengers la Marvel ha cominciato ad avere grossissimi problemi. Io scusatemi se mi sono staccato qualche minuto, ma ho avuto una chiamata di lavoro. Con Paolo, prego. Con Paolo, che telefonata con Paolo, che infatti non c'è, come vedi. Meglio, non si sta meglio senza. No, allora, un paio di cose. Innanzitutto sulla questione Matt Reeves è lento. Ne abbiamo parlato con Paolo un paio di giorni Celentano fa. Celentano è Rock, prima. Invece. Lento il bimbo è lento, perché è vero che c'era di mezzo il macello del DCU, però ho visto che lui ha iniziato a scrivere The Batman più o meno a fine 2000, all'inizio del 2017, e ha consegnato tipo nell'estate 2018 la sceneggiatura. Ripeto, ci erano stati casini vari, c'era Ben Affleck che andava e tornava dalla riabilitazione, non si sapeva se era lui, eccetera, eccetera. Però un anno e mezzo. Quindi i ritardi dovuti allo sciopero, eventuali rimaneggiamenti, prendersi i suoi tempi, io tendo a credere a questa eventualità, tenendo anche conto che sta gestendo, credo, i passaggi finali della post-produzione del Pinguino, magari penso, no, Filippo, che dovrebbe uscire in autunno, e eventuali altri progetti. Ora, che sarebbe da includere in questo ragionamento, se entra The Batman, esatto, entra il Pinguino. Sì, Pinguino, anche il Pinguino di prodotto canon. E deve essere anche, e in quel caso io mi muoverei a livello di marketing per pomparla quella serie, perché poi non è che la lasci passare in sordina, ci devono essere degli elementi che... Voi vi ricordate che l'anno scorso io e Filippo, infatti siamo accanto anche in questo momento, abbiamo difeso con tutti i suoi limiti e i suoi difetti il video di Gunn come mossa strategica, che è invecchiata malissimo. Sono quegli errori che si fanno in gioventù. Davanti alla razionalità. C'è poco da fare. C'era una persona che diceva, ma per me... No, pazzo, è James Gunn! Come no, fai a dire? Vabbè, ci credo ancora in James Gunn. È un manipolatore della verità. Io dicevo, probabilmente le cose cambieranno, ma capisco, scherzo ovviamente, che ovviamente ci aveva da dire qualcosa, se no il silenzio faceva più rumore, come diceva Diodato, senza il più. Allora, che sia cambiato tanto da quel video è un dato di fatto, però se avessi visto lo stesso impegno a smontare l'MCU all'indomani dell'annullamento, che ne so, di Inhumans e di mille altri progetti che sono stati annunciati e poi cancellati, modificati, trasformati, allora anche Kevin Feige sarebbe un cialtrone. A me dà fastidio in tutta questa dinamica che capisco che il casino dietro la DC è che James Gunn sia diventato all'improvviso nell'ultimo anno un cialtrone assoluto, che ovviamente non è quello che diciamo. Sto dicendo che sarebbe una scelta da difendere. No, però attenzione. E questo è la nota a margine, però di fatto a oggi, io tanto in questi giorni, se qualcuno parlava di questa notizia, ne parlava in relazione al fatto che è arrivato Gunn, si è preso The Batman e lo rovinerà. Concetto fondamentalmente è vero, legge sì. In questi giorni è questo. Ora, sì, sì.
io non escludo al 100% che possa succedere, se no faccio l'errore che ho fatto altre volte in passato di dare per scontate mie incertezze che poi magari non si dimostrano tali. Però allo stato attuale non ci sono elementi che portino a pensare questa cosa. Io ci credo, ripeto, al metodo lavorativo di Reeves, che è molto autoriale. Certo, sì. Non si... Tu prima non c'eri, io stavo paragonando Nolan... I tre anni tra Begins e Cavaliere Oscuro, o i quattro passati fra... Fra i due Pianeti delle Scimmie sono passati tre anni, fra i due film precedenti ne sono passati altri tre, cioè è fra The Batman ovviamente ancora di più, è uno che si prende i suoi tempi. Poi, ripeto, non lo voglio escludere, però io lo trovo altamente improbabile, nonostante a voi la cosa a quanto pare aggradi, che The Batman diventi il Batman. Noi stavamo cercando di capire se fosse che non è impossibile, improbabile, okay. Diciamo. Allora, ma anch'io lo vorrei separato, Da un punto io uguale. Io ripeto, ho sentito la live di Filippo che parlava appunto di Elseworld che potrebbero essere troppo pesanti per la partenza e l'attenzione dovuta al DCU, eccetera eccetera. Io gli Elseworld spero che li mantengano, perché sono comunque appunto una linea editoriale diversa che nei fumetti magari funziona meglio, che però al cinema ti permette di fare cose diverse, magari non Joker, meglio The Batman. Io lo trovo improbabile sotto molti punti di vista. Innanzitutto, se Matt Reeves un anno fa si batteva alla morte per tenersi in mano la sua creatura, secondo me prima di restare a bordo del progetto all'interno del DCU prende e si toglie dai coglioni, perché Matt Reeves non è un uomo di sistema, è uno che fondamentalmente non ha bisogno di crearsi una carriera, di tenersi insomma la sedia sotto il culo. Se ha detto che lo vuol fare in un certo modo, piuttosto che non farlo alle sue condizioni, prende e se ne va, fa i suoi film, trova un altro franchise, un'altra casa di produzione con cui lavorare e sta bene lo stesso. Non è più un giovinotto, è uno affermato, e quindi avrebbe la libertà di farlo. E io non ce lo vedo Gunn a rischiare di perdere Reeves e perdere la faccia definitivamente per una mossa così coatta. Poi c'è la questione Pattinson ha firmato per una trilogia e, nonostante sia ancora giovane, comincia ad averci una certa, anche, ma a parte l'età, soprattutto per il tipo di carriera che ha fatto dopo l'obbrobrio di Twilight, io non ce lo vedo a fare. Robert Downey Jr. quando ha iniziato a fare Iron Man aveva bisogno di Iron Man, aveva bisogno di tornare dentro l'industria. Robert Pattinson è uno che dopo Twilight è andato a lavorare con i Cronenberg nelle produzioni europee indipendenti. Io non ce lo vedo che si mette dai 40 ai 55 anni alle dipendenze della DC. Per me è uno che fa i suoi due film, prende e se ne va. Quindi sarebbe anche una finaccia, diciamolo. Anche se a livello di indiscrezione si parla già di una presenza fugace nel Pinguino. Quindi un po' piegato alla logica allora dai. E infatti dobbiamo anche capire un po' come cambiano le cose, nel senso, due anni fa Pattinson poteva avere delle idee, adesso noi abbiamo un'idea di Hollywood diversa. Per chi ha una carriera che magari vorrebbe mantenersi, il film di un certo tipo, il blockbuster di un certo tipo, riesce a bustartela. Pensate a Tom Holland che comunque è molto sicuro dell'operato di Feige, che non vorrebbe mai partecipare a un film in solitaria con Sony, preferirebbe sempre partecipare sotto etichette Marvel Studios. Lo stesso Tom Holland ci diceva: io a 30 anni Spider-Man, ma che siete pazzi? Perché? Perché stava firmando il contratto, un contratto incredibilmente bello tosto, e alla fine lui stesso poi ti dice: non solo mi guardo un coming con Zendaya ogni giorno, ma addirittura questi film comunque ci salvano un po' il culetto. Le cose cambiano. Ora, il Pattinson di due anni fa pensava una cosa, nel frattempo fra pandemie, scioperi e situazioni potrebbe pensare altro, dove ti dice: Reeves, tu mantieni magari un certo tipo, uno stile di un certo tipo, io posso anche fare un'apparizione opzionale e nel frattempo però mi faccio la mia carriera. Cioè non riesco nemmeno ad escludere questa possibilità. Invece sulla cosa degli Elseworld io ti dico che per me è molto più pericolosa. Se, non so, a voi è piaciuto Steve Rogers, Chris Evans nei panni di Steve Rogers, immaginatevi se non fosse arrivato Avengers nel 2012 e c'era la possibilità, dopo il primo Capitan America che magari aveva fatto schifo un bel po' di gente, sapete, ne arriva un altro.
No, no, ma sono d'accordo. L'MCU non avrebbe avuto il tempo di farti innamorare di Chris Evans. Capirei, perché l'alternativa. Filippo, capirei benissimo se l'etichetta Elseworld fosse semplicemente una furbata di comunicazione per nei prossimi anni togliersi dai coglioni le uniche due cose che gli restano, che sono The Batman e Joker, che fanno i big money. Ci mancherebbe, infatti quella era una mia speranza personale. Comunque, in conclusione, molto semplicemente, poi finirà nel DCU, probabilmente non ci finirà, però non a noi qua dentro, ma all'internet tutto. Calmatevi, perché io ho visto un'isteria di massa questa settimana che manco vi avessero picchiato il babbo, letteralmente. Io voglio farvi una domanda che prevede un sì oppure un no, così chiudiamo l'argomento. Io non ne voglio più domande da parte tua. Ma... Ah, allora, no, prima che la fai, io volevo aggiungere anche questo. Visto i discorsi che ha fatto sull'autorealità, e d'accordo ovviamente con Filippo che poi le cose cambiano, però visto che voglio difendere anche James Gunn come autore, che a me piace molto e che si batte con gli autori, sembrava talmente contento di leggersi Batman e Robin di Morrison e di annunciare Brave and the Bold, che mi sembra strano che improvvisamente dica no, Brave and the Bold non si fa più, Damian non si fa più, usiamo questo qua, no? Cioè, mi sembrava anche un'idea interessante, cioè, non tanto il fatto che la sviluppasse nel primo film. Sempre che quel suo Batman non fosse Dick Grayson. Ah, no, sì, tutto quello che vuoi, però diciamo che lui mi sembrava uno che appunto, ah sì, ci sarà Brave and the Bold, faccio la foto dove leggo Morrison, Damian Wayne, cioè mi sembrava molto preso da sta roba, che anche lì o veramente è arrivato un altro a dirgli James, fai... Se no, in difesa del fatto che magari sia più improbabile. Vada. Proprio risposta immediata. Se The Batman 2 e quindi l'operato di Matt Reeves venisse integrato nell'universo di James Gunn, sareste contenti? Vado in ordine. Altro quando? E se il prodotto funziona, sì. Ok. Alex? No. Non mi terrorizza la prospettiva. No, lasciate Matt Reeves da solo a fare le sue cose. Gunn, levati, non lo voglio. Signor F. No. Sì. In realtà sì. Due facce. Sì. Sì. Dai, sì. Michele. Lo volevo dal primo. Categoricamente no. E sono abbastanza sicuro che non succederà. Sì, ma infatti il concetto non è tanto crederci, ma... No, nel caso... gradire la cosa, se succede. What if? Travata. La gradisco. Sono un po' a metà, dai, facciamo sì sulla fiducia. Che democristiano. Maestà, gradisca. Uomo! Categoricamente no. Io l'ho già detto. Ti metti i Muschietti a dirigere The Brave and the Bold. Esatto. Bravo. Io voglio il mio io l'ho già detto. Voglio il mio bel cofanetto 4K nel 2035 con i tre Batman di Reeves che non sono collegati. O i due Batman di Reeves. Perché, attenzione, perché quella cosa non l'abbiamo detta. Meglio. Perché può darsi che tipo. Io ne voglio uno di Batman di Reeves. Allora, basta trilogie. Attenzione. Facciamo i film che sono film. Tra l'altro, nelle ultime ore siamo stati funestati anche da questa notizia che i Muschietti hanno aperto una casa di produzione, vedi? Continuate, bravi. Vedi. Paolo, assolutamente così. No. L'ordine no. Mi ricordo l'ordine di prima. Anch'io Gianni. No. Proprio no. Gianni, no, mi dispiace. Alla, che sventura. J-Taz, proprio non lo vorrei. Cioè, se fatto bene, va bene, ok, però non lo vorrei. Poi ci si fa andare okay. Bene, però. Anche perché. Per quanto all'inizio mi faceva strano, fin da quando fecero anche all'inizio Joker, però mano a mano mi è piaciuta l'idea degli Elseworld, quindi a me piacerebbe, a differenza della Marvel, che non fa Elseworld e fa tutto in un unico universo, a parte Sony chiaramente, però mi piacerebbe se la DC ogni tanto se ne uscisse fuori con degli altri Elseworld, non solo Joker e Batman. Io vi dirò, altri. Vorrei tanto che la Marvel facesse degli Elseworld. Sì. Modo da trattare. A me piacerebbe secondari che prima fargli riprendere in mano l'universo, poi semmai ci pensiamo esatto. No, figurati. E magari ci raccontasse il vero Warlock, perché c'è anche quello. Io dico sì. Ok. E buttiamola in vacca, visto sì. Così andiamo,
Immaginatevi, dato che invece gli sta riducendo i prodotti e io non vedrei più una serie, a parte il pinguino, secondo me non ci saranno più serie, poi vedremo, legate quello, al Batverse. Ma passeremmo da un progetto sacrificato a uno che torna in primo piano, senza aver bisogno di un altro Batman che, boh, francamente... No, ci sta tantissimo, però immaginatevi se invece Reeves proprio non ha voluto fare niente, nel 2026 arriva The Batman Parte 2, che è anche l'ultimo. Appunto per quello meglio, dico, io lo voglio integrato, cavolo. Lei è un agente del caos, dottor Matteoschi. No, poi queste domande così secche lasciano quel tempo che trovano, perché io non è che lo voglio integrato, dico che non mi suiciderei se lo integrasse. No, affatto. Esatto, sarebbe una promozione a livello produttivo. Altro che Elseworld, diventi parte fondamentale. Ma non lo so, per Pattinson non lo so. Con una bisce, però lascio il Joker fuori. Intanto la serie su Arkham che doveva fare per gli affari suoi ha detto la faccio per voi. È vero. La serie non è il film d'autore. Ho capito, però già rinunciato. Lavora per James Gunn. Cioè lui propaggine. Stava sviluppando una serie. Allora, cioè com'è andata? Praticamente com'è andata? Cioè lui stava scrivendo una serie concept Arkham Asylum di Rocksteady. Gunn ha detto io quei videogiochi li amo e tu non puoi fare fisicamente quella cosa lì perché i cattivi me li devo prendere io. Spostala da questa parte. Cioè gli ha detto proprio arbitrariamente questa la loro discussione. E lui ha detto sì. Ha detto sì. Allora a sto punto voglio anche il Joker di Phoenix in mezzo a tutto questo ambaradà, perché mi interessa. Adesso scoprirà, aspetta. Alex, adesso non diciamo sciocchezze. Adesso si scoprirà che il Joker arriva il Joker di Barry Keoghan che gli taglia il collo in diretta televisiva. Si scoprirà che il Joker di Phoenix è in realtà stato il primo Joker che ha allenato o creato il Joker di Barry Keoghan. No, invece si scopre che è proprio un coglione che muore come una merda nei primi 5 minuti. Il Joker di Phoenix è come il genio delle tartarughe che ha allenato Esatto. Allora, devi fare così, eh? E pensate se lo sgozza sulle scale e comincia a ballargli sul cadavere come... Esatto, una cosa simile l'ha già fatta Deadpool, tra l'altro. Io ma questo tutto... succederà appunto in Crisi sulle Terre Infinite, si incontra... Sì. Io approvo tutto, ma alla rovescia, cioè se proprio deve morire un Joker, quello di Keoghan, il mio amato Phoenix che resti per sempre. Io lo amo. Vabbè. Vergogna. Dai, vuoi mettere con Kio? In tre secondi di film è già migliore di quello di Phoenix. Attenzione, nella scena tagliata poi, ma che stiamo scherzando? Comunque, da suo fidanzato ufficiale, io dico che oggi il signor Matteoschi è un po' preso da questa notizia del rimando, quindi ha accettato questa cosa perché è traumatizzato. State tranquilli che nei mesi farò un'operazione di convincimento, ci saranno una serie di sedute, tornerà l'amato Mattia che ho conosciuto sotto quella pioggia anni fa. Sotto sopra. Ma perché ci fa immaginare pure Ludovico? No, questa accettazione per questa accettazione, ma io so che tanto è il trauma che la fa parlare. Quindi sa anche guarda, il chat l'hai elaborato diversamente. Io ho paura della cosa. State tranquilli. Io ho molto più paura della prospettiva opposta che profetizza il signor F, ovvero che sto progetto venga utilizzato come carta igienica. Guarda, parliamo di no. Ma magari se diventano veramente due film o massimo tre, una serie sola, magari è anche più bella, no? C'è meno rischio che spandendola poi si rovini. Guarda uomo, se vuoi che Matteoschi torni sulla retta via per te, devi solo sperare che annuncino cameo di Lois Lane di Batman 2 e basta, torna a mandare a fanculo tutto, perché abbiamo capito che... Io comunque intanto su Threads gliel'ho chiesto a Gunn, se entra nel DCU, magari mi risponde. Sì, veramente gliel'ho chiesto. Sì, magari abbiamo uno scoop, ma gli ho proprio fatto la domanda. Sta già ricevendo dei mi piace. Some voices say that the Batman 2 going to 2026 is for putting this DCU. Puoi dire qualcosa riguardo? Insomma, tu lo risponde. Solitamente rispondono. Se non risponde...
è una risposta. No, comunque se non risponde, attenzione, vero? Tienila. Io comunque negli Elseworld volevo vedere... dovevi scrivere Matioski? È perché vedo che lui, se gli dici circolano delle voci, lui dopo si trigger, allora ha usato le tecniche. Sì, solo che però ha detto minchiate pure su Superman, cioè mi comunque sei? Le ha dette le stronzate. No, ovvio, certo. No, però io come Elseworld vorrei vedere, così, dato che è tornato alla ribalta... io vorrei vedere il Batfleck che se insomma si intorcinava la Lois Lane per sì, io l'avrei voluto vedere così quando sì. Superman tornava in vita, quelli stavano scopando, sarebbe stata la scena di Giovanni in Così è la vita, Superman uguale. Che torna a casa col mazzo di fiori ci rimane delle scene più traumatiche della mia infanzia, io ci rimane vero. Ricordo il magone. Clark, poi Clark, e poi c'è Martian Manhunter seduto con lui. Senti Clark, scusa se te lo dico, guarda Lois, è proprio un puttanone. No, ragazzi, ancora meglio, Natalia ha giurato con Lois in precedenza, in quell'occasione Martian Manhunter e c'è Bruce, ma che cazzo! No, però un po' mi è piaciuto, no, sempre per citare altri sì, giovani. Lois Lane un puttanone. Beh, abbiamo capito anche in Batman di Superman che ha un debole per le lance, quindi quella di Batman gli piace molto. La lancia Y. Va bene, va bene. Vedo il direttore d'orchestra già pronto. Angolino dell'autopromozione. Parapapà, cari spettatori, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace, qualora stiate apprezzando questa puntata di Facce di Nerd, commentate, c'è però la consueta scala gerarchica, quindi privilegeremo le domande espresse tramite Super Chat, ma ancor di più daremo la precedenza alle domande audio degli abbonati. Difatti chi si abbona al canale ottiene un'ampia gamma di ricchi premi, vantaggi cotillon, giusto appunto ascolto garantito dei quesiti, la possibilità ogni settimana di assistere a due dirette in più esclusive extra della durata di un'ora in cui approfondiamo gli argomenti, interagiamo intimamente, e gli abbonati di livello più alto possono diventare ospiti del canale nell'ambito delle puntate del Matioski Show del mercoledì. C'è la collaborazione con Pampling, sito di t-shirt a tema nerd con stampe che fanno riferimento a tutto il mondo della cultura pop, e con il codice Intima8 inserito in fase d'acquisto vi portate a casa un paio di calze gratis. Il codice non scade mai, se l'avete già usato una volta è ancora valido, più calze gratis per tutti. C'è NordVPN, il servizio VPN che vi garantisce una navigazione nei mari perigliosi di internet sicura, vi permette di visitare siti che magari sono oscurati in Italia, vi consente di collegarvi ad internet da un punto qualsiasi del globo per approfittare di sconti, vantaggi, promozioni geolocalizzate, con il link che trovate in descrizione, nordvpn.com/matioski, vi cuccate uno sconto esclusivo, 4 mesi di utilizzo gratis a patto di scegliere il piano biennale e l'opportunità di chiedere il rimborso del 100% entro 30 giorni, qualora doveste scoprire che NordVPN non fa al caso vostro. C'è anche una novità oggi, pensate? Vi parlo adesso, se la condivisione schermo me lo permette, vi parlo di una piattaforma streaming italiana, si chiama HOD TV. In descrizione trovate un link che vi permette di accedere gratuitamente per 2 mesi. Che cos'è? È una piattaforma dedicata al cinema horror e thriller indipendente internazionale. Trovate un sacco di film che non trovano magari ampia distribuzione, ma che sono curiosi e interessanti, in italiano, a volte solo sottotitolati, a volte comprensivi di doppiaggio. E c'è anche l'opportunità di guardare i film assieme ad altri utenti della piattaforma. Li invitate, come se vi trovaste in una sala virtuale. Potete commentare anche quello che state guardando in contemporanea in una chat dedicata. Ve lo ricordo, col link in descrizione, 2 mesi gratis, 2 mesi di prova, che sono tantissimi se ci pensate. Molto, molto bene. A questo punto domande audio degli abbonati. Vado a prelevarli nell'apposito gruppo Telegram. E oggi abbiamo intanto diverse foto.
degli abbonati nudi, ma soprattutto la prima domanda è di Chius. Eccola, eccola. Oh. Arriva. Ha superato tutti. Buongiorno, sono Tommaso Mariossi, dottor Castifacinard. In un articolo dell'Hollywood Reporter che promuoveva la creazione di un'etichetta per film horror creata da Andy Muschietti e sua sorella Barbara, viene detto che i due sono già al lavoro su il film di Brevin De Bold. Vorrei chiedervi cosa ne pensate di questa notizia e sulla, direi, conferma in diretta che The Batman Parte 2 continuerà a rimanere slegato dal DCU. Personalmente per me questa è un'ottima notizia, come, ma vorrei sapere la vostra. Grazie per le risposte e ottima puntata. Sì, aspetta, hai detto, è un'ottima notizia la seconda parte. La prima, per quanto mi riguarda, è agghiacciante. Bravo, infatti, stavo per dire... L'ho detto prima, cioè, questi hanno aperto, hanno fondato una casa di produzione per fare due horror l'anno. Sti cialtroni. E sono lui... The Flash 2. horror però, puro. Però... apriranno anche un podcast che si chiamerà Muschietti Selvaggi. Eccoci. Sì, bello. Sì. Io non ho più parole, Mattia. Disse il muto. Mi è piaciuto. No, è vero, per me la prima parte è la notizia agghiacciante, perché Madre era l'abbiamo tutti accettato come un buon esordio, ma in realtà, rivisto poi negli anni successivi, è un mezzo pacco, soprattutto in relazione al suo cortometraggio, che era bellissimo. Sugli hit non mi pronuncio perché sennò le bestemmie aumentano, e sull'idea che dirigerà The Brave and the Bold la bestemmia raddoppia. È per quello che prima dicevo, sì, voi siete pronti psicologicamente a vedere un Batman diretto perché, da costui? Ecco perché te non vuoi Muschietti. Ma io l'ho detto alla fine, però non se è detto. Scrivono bene, se non là gliel'hanno smontato tanto, non lo so. Se... Però siamo a... Cioè, a me è piaciuto Madre, non lo vedo da un po', però vorrebbe... cioè, comunque Muschietti siamo a tre cagate su quattro almeno, quindi non è che... Ma io mi focalizzo... Io mi focalizzo sui momenti proprio Gotham City, Affleck che arriva con la Batmoto, qualche combattimento di Keaton, cioè in quei momenti Batman, secondo me, il resto del film era scritto proprio male, ma non tanto per colpa sua, cioè alla fine la sua regia, secondo me, concordo, un uomo. Regista che approva quella cazzo di sequenza con i neonati è un pazzo, ma secondo me lì non aveva grandi cioè non aveva grande modo di... esatto. Ma infatti, non lo so, non lo so, voglio dargli quel modo. Prima che Paolo dica l'ennesima volta che la cavolata, vogliamo dire che il capitolo 2 è uno dei film più brutti del XXI secolo? No, sì. Per me no. Ma proprio uno dei più brutti. Magari il capitolo 2 è stato brutto. E lo dico anche io, Paolo, lo sto dicendo io, che io per te sto parteggiando. Lo so, amore mio. Nel 2, spoiler, nel 2 c'è il clown che si sgonfia perché lo insultano. Ma dai, si sgonfia! La mangiatrice di mondi, ma vaffanculo. Ma infatti, bene, è piaciuto comunque una parte 2 di successo. Sì, sì. Ma se notate, dopo la parte 1 hit lanciatissimo, il nuovo fenomeno. Dopo la parte 2 si è sgonfiato proprio. Chissà perché. Già. Comunque, Francesco Gervasi. Un saluto a tutto il cast di Faccio di Nerd. Oggi vi chiedo, visto che è passato un po' di tempo dall'uscita al cinema, un parere più dettagliato su Dune Parte 2, film che a me è piaciuto, meno del primo però. Quindi vi chiedo appunto cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato in questa seconda parte. Un saluto a tutti e grazie per le risposte. Ma siamo già stati abbastanza espliciti. Facciamo una cosa, Mattioschi, ora si fa la condivisione schermo e facciamo vedere due ore di puntata del Facce di Nerd. Sarebbe bello, noi stiamo facendo di guardare. Posso dire al volo la mia su Dune? Bravo. No, Gianni, Vai, Gianni. Ma no, però una domanda, Gianni, perché ti chiami... cioè Gian Darl sembra il tuo nome sotto. Gianni Dare. Lo so, però ci sono unite le i puntini, sembra quasi. Cambiamo gli occhiali, l'uomo non funziona. Ma non sono uniti, giuro. Tentavo di non fargli parlare di Dune 2. No. Vabbè. Era una tecnica. Allora, in generale, secondo me è molto più interessante della prima parte, eccoci, ma ha un grosso difetto. Il problema è che nella prima parte era un ottimo world building, ma con
pochi eventi effettivi che accadono. In questo qui ci sono troppi eventi che succedono all'interno del film. Paradossalmente, secondo me, i primi 40 minuti di film di questo Dune parte 2 dovevano stare nel primo Dune. E questa roba qui rende tutto molto frettoloso e poco avvincente l'evoluzione di Paul. A un certo punto succedono cose un po' perché devono succedere, senza una vera e propria costruzione. Paradossalmente che è lo stesso difetto che aveva il film di Lynch, per quanto mi riguarda, che non, io non sono una persona che è contro il film di Lynch, io ci sono cresciuto, quindi tutto sommato me lo sono sempre visto in maniera tutto sommato positiva, però il difetto di quel film è che era tutto troppo frettoloso. Secondo me rispetto... 20, non 5. Ah? Però durava 2 ore e 20. No, lo so, figurate, lo so. 2 ore e 20 era l'edizione estesa, quella di 2 ore e 20, quella al cinema era 2 ore. 2 ore, sì, esatto, bravo, sì, hai ragione. In generale posso dire che ho apprezzato tanto le colonne sonore che non avevo apprezzato nel primo Dune. In me il primo Dune continua a dire che la colonna sonora è estremamente anonima ed è pura e unico sottofondo musicale. Qui almeno nei momenti di romance c'è una colonna sonora un po' più interessante che ti acchiappa. Le sequenze funzionano, la fotografia ci sta tutta. Non mi ha fatto, cioè mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto il finale. È un po' strana come cosa, perché è bellissimo lo scontro tra i due, secondo me anche reso più interessante rispetto a quello di Lynch, perché in quello di Lynch Paul è il maestro di sti cazzi e quindi è troppo più bravo di tutti. In questo qui invece si vede un conflitto dove tu pensi, cavolo, ma non è che non ce la fa Paul? Allo stesso tempo però il film finisce quando dovrebbe iniziare e a un certo punto dici, ma scusa, ma la guerra, ah, è finito, ok. No, ma questo già un po'... Ma se posso dire anch'io la mia, che non ho parlato, non c'ero le volte scorse, anche se la mia è un'opinione penso abbastanza impopolare, io invece penso che questo secondo, io l'ho apprezzato meno, a dire la verità, della prima parte. Anche io. E fermo restando che, vabbè, io vedo tutti i lavori di Villeneuve, la potenza visiva, eccetera, però anche perché l'avevo visto sentendo pareri di altri che ne avevano cantato delle lodi sperticatissime, mi aspettavo, devo dire la verità, qualche cosa di diverso, qualche cosa di più. C'è da dire anche che io sono un appassionato dei libri, di Dune, soprattutto del primo, che poi sono... due usciti a suo tempo separatamente e l'operazione fatta da Villeneuve è stata questa di adattarli con la stessa cesura in mezzo con cui le due parti del primo Dune sono uscite in originale a suo tempo. Ora non è un discorso di sindrome del fan tradito, perché l'ipotesi, per dire, di film di Jodorowsky che non ha mai visto la luce sarebbe stata ancora molto più infedele, però per certi versi mi intrigava. E che secondo me c'è stato un potenziale un pochino sprecato anche sul piano visivo in questo adattamento di Villeneuve, perché per esempio, cioè, è come se rispetto al primo, dove c'è il world building, sia pure molto potato, si sia buttato molto di più sulle scene di massa, le scene di azione, che per carità ci sta, però in un film così lungo ci sono degli aspetti. Io avrei voluto vedere le visioni, mi aspettavo di vedere le visioni di Paul. Bravo. Invece, che avrebbero potuto essere una sfida grandissima a livello visivo, invece no, niente. Secondo me questo mutila la cosa. Ma più in generale, Filippo, manca tutto l'aspetto esoterico esatto, della storia. Esatto, anche perché Paul è un po' cambiato il discorso, ma è cambiato in una maniera anche discutibile, perché va nelle scarpe neanche alla spettacolarità stessa che il film poteva avere ancora di più di quella che ha, perché Paul è un mutante nel... Qui è un po' come se fossi impoverito e tutte le sue visioni e capacità di vedere, di conoscere passato, presente e futuro contemporaneamente avrebbe potuto essere l'espediente per un'esperienza visiva veramente incredibile, che Neve butta lì un po' così. Cioè, io me l'aspettavo, mi aspettavo quel hi grandpa alla fine. Però io ciao nonno, che in realtà nel romanzo è da tutt'altra parte, sì, e con un altro significato, anche perché nel romanzo Harkonnen non viene ucciso da Paul, ma queste sono sottigliezze. Ma poi c'è il discorso che Zendaya a me piace moltissimo, però c'è un particolare, che per dare spazio al personaggio di Chani, che nel romanzo sì è importante, però
ha un ruolo molto riflesso, ridotto, di riflesso. Hanno tagliato altri personaggi che a me sarebbe piaciuto vedere. Non solo, le visioni di Paul che non ci sono state erano la avrebbero potuto dare la possibilità di raccontare almeno visivamente e tanti sottotesti della storia e di questa umanità e di questa storia planetaria che è rimasta fuori. Raccontare la guerra con le macchine, tutta una serie di cose, almeno riassunte così a livello visivo, che non c'è stata, ed è un peccato. Tornando a Zendaya, tutto questo spazio a Zendaya doveva finire in quel finale che tu, Gianni, di cui tu, Gianni, parlavi poco fa, e che rimane così. Ma perché? Perché sostanzialmente questo film finisce forzatamente, per una logica commerciale, a dire continua, tanto voleva che ci mettevi un continua grande come una casa. Esatto. Peccato, perché il finale del primo Dune, il romanzo, ha una sua circolarità, ha una sua chiusura anche poetica, con delle come quello di Lynch, dai, interessanti, quello di Lynch, che qui non ci sono e sono sacrificate al fatto ti devi aspettare Messia di Dune. Sì, sì, sì. Io però una roba che ho apprezzato, anzi due robe che ho apprezzato. Innanzitutto, questa cosa volevo dire troppo a Mattia, ma quanto è Attack on Titan Paul Atreides? Quanto è Eren Yeager Paul Atreides? No, Eren Yeager che è Paul Atreides. E infatti è il contrario. È del contrario, però a me... Una curiosità che non è una critica al film, tanto così per divertimento mio... Il fatto che il film è accelerato, certe cose sono buttate così, è... il fatto è che nel romanzo all'inizio Paul è poco più che un bambino. In realtà, tra gli eventi dell'inizio e la fine passano anni, e Alia, che qui compare in una sua visione, l'unica visione nel film, è nata nel frattempo. Esatto. Sì, sì, sì. E poi... Ma perde anche un figlio, mi hanno detto. Gli muore un figlio. Grande Stellan Skarsgård, ma infatti questo barone Harkonnen, Filippo, che avrebbe dovuto essere il vero villain del film, peccato. Filippo, scusami Filippo, vuoi dire che non hai apprezzato? Vuoi dire Filippo, non hai apprezzato l'immagnifica interpretazione di Austin Butler, che per fare il grande cattivo ha leccato il coltello, sono cattivo, fine della caratterizzazione di sto cretino, però è un grande non cattivo, mi dicono, ma andate a cagare. Sì, abbastanza vero. No, Filippo, ti volevo dire, infatti, ora che le possiamo citare, diciamo, le cose che mancano dal film, io avevo una curiosità altissima, non avendo amato ma apprezzato il primo Dune, di vedere, arrivati alla stanza, come un regista come Villeneuve, che per tutti è Dio sceso in terra, avrebbe gestito anche gli elementi problematici da rendere cinematografici, in primis Alia, così come la Gilda, così come tutto la cornice politica. Io l'ho visto tre volte il film, perché fra amici vari ed eventuali mi ci hanno strascinato tre volte, comunque me lo sono goduto tutte e tre le volte, perché non è un film che disdegno come il Sor Matioski, però no, ecco, neanche il capolavoro. Però, dico, per me la prima delusione di la prima delusione di questa seconda parte è che tutti gli elementi che potevano essere anche delle sfide a livello artistico li ha cestinati direttamente. Sì. E la domanda è quella che ci facevamo: allora perché ci hai messo 5 ore a raccontare questa storia? Quando qualcuno, come facciamo da anni con il Signore degli Anelli, vorrà fare una maratona e vedere i due Dune attaccati, si renderà conto che fra la fuga con Jason Momoa e la cavalcata del verme c'è quasi un'ora. Non succede un cazzo in questi due film. Io invece l'ho fatta la maratona e confermo, l'ho fatta la maratona. Anch'io l'ho fatta. Io ci sono quasi 60 minuti in cui non succede un cazzo. E tra l'altro, scusami Paolo, poi ti lascio. Vai. Io non sono per la fedeltà al 100%, l'ho già detto. Però, per esempio, la questione del c'erano delle cose bellissime anche per la caratterizzazione di Paul e del suo rapporto con i Fremen, invece di Faulà ogni 5 minuti di Sanal Gaiba Stilgar come un lello, che va bene essere diciamo dei fanatici, però anche il tono in cui lo fai fare al personaggio cambia. Nel primo sembrava granitico e sicuro di sé, nel secondo sembra uno che va a Meciugorie, ci sono le vie è di mezzo, no? Nel trattamento sì, è il comic relief, dicevo, esatto. C'era un dettaglio bellissimo nel romanzo, ovvero che al funerale di Jamis i Fremen iniziano a rispettare, ma in maniera anche convinta, Paul, perché gli scende una lacrima per l'uomo che ha ucciso.
E in quel momento lo guardano un po' come quando si sputano, quando si conosce il primo film, iniziano ad avere un rapporto già diverso con lui. Bastava quella scena per fare il rapporto fra Fremen e Paul. Invece lo fanno fare a Lady Jessica davanti all'acqua con Stilgar, lui l'asciuga, gli ciuccia la lacrima, ma sembra quasi una cosa che non ha un peso drammatico. Quindi anche nelle piccole cose, secondo me, c'è stata proprio una sciatteria che nel primo film, nella scrittura, non c'era, l'abbiamo già detto. È si vero, vede, manca Eric Roth alla sceneggiatura, fosse... che è l'uno dei tre che è un grande sceneggiatore. No, io volevo semplicemente dire che, da non fan, questo lo devo sempre ribadire, non ho letto i romanzi, il primo film mi aveva abituato a un ritmo, a una lentezza che non mi aveva mai annoiato, ma anzi mi aveva fatto ben entrare in quelle dinamiche lì. Nel secondo invece accadono tante cose, soprattutto nell'ultima parte, dove eventi che dovrebbero essere importanti ed evocativi si risolvono nel giro di un secondo. Quindi io, dopo aver sentito Michele che ha detto potevano fare tutti in un unico film, piuttosto che vedere una seconda parte piena zeppa di situazioni che possono mettere in confusione, addirittura avrei voluto tre film, ma con lo stile del primo. Quindi prendersi più tempo, ma in tre film raccontare tutto. E lo dico io che veramente mi avvicino difficilmente a questo genere, ma visto che il primo l'ho trovato bellissimo, il secondo mi ha lasciato un attimo in confusione. Infatti io avevo l'uomo accanto al cinema, ogni tanto dovevo parlare, ma ho capito bene? Ora approfitto delle signorette che deve scappare per cambiare domanda, altrimenti non diamo spazio. Sì, raga, buon weekend. Weekend Dune è una merda comunque. No, scherzavo. La cosa più bella per me comunque è stata vedere. Buon weekend. Ciao. Però intanto io come al solito aspetto sulle rive del fiume. Capolavoro, non capisci niente, bellissimo. No. Devollo. Pomeriggio a tutti, cazzo, le faccio niente. Settimane fa Gio Manganiello, sai che ha incontrato un Jim Lee, ora mi ricordo la news 70, ma molti hanno speculato che questo incontro voleva dire una cosa, ovvero che Jim Lee stia facendo una graphic novel del destro di Gio Manganiello nello Snyderverse. Ora, se accadesse, a voi piacerebbe che lo Snyderverse torni come graphic novel e continui? Ma mi importa. Io sinceramente... No, Devollo! Però volevo sapere la vostra. Grazie. Se non sbaglio, la questione era che è come se Manganiello avesse portato la sceneggiatura del progetto cinematografico che avevano per Deathstroke e l'avesse consegnata a Jim Lee. E quindi Jim Lee dovrebbe scrivere una storia fumettistica basata su quella sceneggiatura. Questa era la notizia. Ma non è uno sceneggiatore Jim Lee? Tra l'altro. No, però questa era la cosa. Sulla base di che? Anche secondo me è stata più una roba montata, anche perché poi non credo neanche che ci fosse un'idea per Deathstroke, ma di scritto ci fosse anche poco. Ma al limite, magari Manganiello ha scritto una storia su Deathstroke. Come Paul Dano che ha scritto l'Enigmista, no? Esatto. E Jim Lee ha detto, bella, dai, va bene. Ma più in generale, sta cosa... Tra l'altro Jim Lee anche di ruoli di alto rango, non è che fa solo il disegnatore. È il gran capo. Editor in chief. Ma a prescindere, cioè questa cosa del continuare sto Snyderverse sui fumetti, a parte che a noi fa cagare, quindi piuttosto meglio darci fuoco alle palle. Però... A me non fa cagare, ricordiamolo. Ma te sei malato, come dice Michele. Certo, no, grazie. Ma qui la questione... Cioè, lo Snyderverse piace perché è di Snyder. Se fanno un fumetto e non c'è la bella visione di Snyder, cosa ve ne frega? Che è il motivo per cui io non vorrò mai un Hellboy 3 di Del Toro a fumetti. Perché io voglio il film di Del Toro, non posso avere quello. Anch'io, vado a morire in un angolino e dico chi se ne fo... vabbè, non lo avremo mai. Però cioè, non ha senso. Perché un conto è continuare, che so, l'MCU a fumetti, sarebbe un po' scemo, però non avendo quella identità peculiare. Alta, c'è una breaking news del 27 febbraio. Pare che Manganiello sia andato da lì a dire voglio provare a portare Deathstroke lì, ma anche lì la roba non si farà, pare. Cioè, proprio... Sì, ma un conto è se tipo dicessero come Elseworld, Snyder, piaccia o no, continua cinematograficamente il suo universo, allora direi datemelo ora. Se invece deve essere un fumetto, non mi importa. Ma anche perché, scusate, nessuno... cioè, pensiamoci, i bot di Snyder, come se lo leggono questo fumetto? È impossibile. Siccome io non ho molta fiducia negli abbonati del dottor Matteo, scherzo ovviamente, però è già saltato tutto comunque, visto che l'abbiamo citato, noi parliamo di Stilgar, del suo essere un po' fuori di testa, vi ricordo
le dichiarazioni di Snyder sulle visualizzazioni di Rebel Moon. Lo so, quest'uomo è pazzo, non l'avete capito. La puttana, lui avrebbe fatto quando 1.9 milioni? Però ma 1.6. Mi domando, però, cioè, ma uno che lavora nel settore che non abbia la, non da due giorni, da 20 anni, che non abbia la lucidità di pensare la roba gratis la mangio se costa 30 euro col cazzo che te la pago. Ma si può essere così stupidi? Questa è stupidità. Allora, da anni, però più che altro dovrebbe capire che su, sulle piattaforme basta veramente un secondo e lo contano come visualizzazione, quindi non è che sì, vabbè, ragazzi, Paolo sta criticando Snyder. Ma no, allora, no, anche qua, no, anche qua. Poi non divaghiamo perché no, gli abbonati dico solo una cosa, sembra che io penda dalle labbra di Snyder, ma io ricordo che di Snyder ho bocciato anche Rebel Moon, eh. Semplicemente valuto il lavoro che fa. Questa volta, secondo me, Snyder ha detto un discorso assurdo e spero anch'io che glielo facciano notare, mentre quel testa pinolo di Michele nemmeno mi ascolta, che parla col becco del suo cugino, e vabbè, via, niente. Volevo parlare con lui, guarda. Dai. Fare l'omino della Michelin, vadalo là. Ciao, no, okay. Nerd, sempre più pulsosi, simpatici, divertenti, che li trattengono ogni venerdì a Facce di Nerd. La domanda di oggi è se il 15 marzo è d'obbligo, però forse voi avrete già abbastanza cresciuti. Comunque, cosa ne pensate se avete mai visto la serie animata dei Fantagenitori? Io la vidi, forse su Antenna 3, non mi ricordo, sul canale, comunque molto divertente, i personaggi simpatici, in primis Cosmo, il papà di Timmy. Ciao a tutti, bella puntata come sempre. Cosmo, virgola, il papà di Timmy sono due personaggi diversi. Sì, sì. Io sono allora, la sigla a memoria, ragazzi. Anche perché una delle gag è che non si sanno i nomi dei suoi genitori, tra l'altro. Quindi. È vero. Ma anche da bambini si chiamavano mamma e papà, questa è la cosa che fa ridere. Sì, 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 allora, due Fantagenitori e tuttora le prime serie, le prime stagioni sono dei capolavori. Sono veramente bellissimo. Molto avanti d'accordo. Rispetto a... a quando sono stati pubblicati. Il problema arriva quando, per aumentare il cast, cominciano a far fare il figlio di Cosmo e Wanda, poi arriva il cane magico e poi, ma incredibile, Cosmo e Wanda vengono condivisi con la vicina di casa di Timmy Turner. Io arrivato a quel punto ho detto ok, basta, mi avete rotto i coglioni. Però le prime stagioni sono tuttora molto divertenti, immortali. Quando bevono tutta quell'aranciata poi, vero Alex Ignazio? Due Fantagenitori. Due Fantasy, l'avevo capito. Sembrava che la stava caricando troppo, se la cazzata. Vabbè, ricordiamoci che Paolo scherza, ma vorrei ricordare a tutti i fan l'episodio della limonata. Ah, infatti io pensavo che si riferisse a quello con i calzini, no? Oh, sì, perché è stato così lontano. C'era loro che andavano sulla bicicletta. Cioè... Intanto altro quando che deve abbandonarci. Ciao, fan numero uno di Cosmo e Wanda. Sì, sì, sì. Ciao Filippo. Io non ho mai visto una puntata. Nemmeno mai. Neanche io. Secondo me, un po' perché sono vecchio rispetto a molti altri. Secondo me, ragazzi, potrebbe partire altre cose. Potrebbe partire una retrospettiva su Fantagenitori. So io come ingolosire Mattioschi. I genitori di Timmy che diventano supereroi devono combattere Galactimus, il divoratore di pianeti. Il problema, sapete qual è a me? Quello. Se ne era già discusso proprio con Mattioschi, è proprio il tratto di quel cartone. Cioè, fa parte di quella che io etichetto era Cartoon Network, dove erano tutti deformi, con questi contorni spessissimi. Però c'era Leone Cane Fifone. Com'era bello. Leone Cane Fifone? Bello. Allora, mi divertiva l'idea della roba di altrove, però poi mi rompevo. Cioè, io ero poi, veramente, io ero granitico con la roba disegnata, io tra l'altro, cioè, tipo Batman. Anch'io, tra l'altro... Vorrei ricordare che i due Fantagenitori ci hanno regalato uno dei crossover più incredibili della storia, ovvero i due Fantagenitori con Jimmy Neutron! Bellissimo! Bellissimo! Ricordiamo? Non so nemmeno di chi state parlando. No, Jimmy Neutron! Io sono fermo. Io sono fermo i Power Ranger con le tartarughe ninja. Allora, attenzione, ricordiamo che nei due Fantagenitori c'è Adam West... che fa Adam West, ma anziché aver interpretato Batman, fa Catman, che però è chiaramente il Batman di Adam West, sì, rifatto, sì, sì. È già quello un gioiello. Per me il problema della serie, quando iniziano ad arrivare quelli del cast, come dice Alex, è un altro. Se notate, ha un cambio di ritmo, a un certo punto corrono, il ritmo diventa agghiacciante, succedono 27 cose in 10 minuti, perché era una serie in cui ogni puntata erano due episodi da 10 minuti ciascuno, e a un certo punto diventa difficilissimo da seguire. Però sì, è una gran serie piena di cose comiche. Poi gli episodi in più puntate, quello distopico,
quello musical o il primissimo, quello del primo anniversario, cui succede tutto quello che succede. Cioè, io adesso ho la canzone di Due Fantasmi e... in testa, mannaggia. Ecco. Anch'io bellissimo. L'uomo ce l'abbiamo lì, immortale. La domanda di Paolo. Era bellissimo. Ah. Un saluto a tutto il cast di Faccio di Nerd. Oggi mi ripeterò a fare una domanda che ho già fatto a Mattia nel Matteo Schiscio, ma voglio sentire, diciamo, un'opinione generale. Detto, dati gli esiti di questi Oscar, che hanno, come ha già detto anche Michele e il collezionista, hanno premiato il film hollywoodiano, il film, insomma, della grande major ad alto budget, e finalmente ha vinto Nolan, anche, diciamolo. Volevo chiedere se questa tendenza del premiare anche, diciamo, non solo l'industria hollywoodiana per eccellenza, ma anche, per esempio, cambiare rotta per quanto riguarda i temi inclusività, politicamente corretto, quel tipo di cose lì, continuerà magari anche negli anni prossimi. Vi chiedo questo, di fare un'ipotesi anche in base a quella che è stata magari la ricezione generale di questi Oscar, che secondo me, al di là della cerimonia come è stata gestita, però a livello di esiti secondo me ha lasciato tutti abbastanza soddisfatti. Cosa ne pensate voi? Grazie della risposta. Dicevo prima, Mattia, da un certo punto di vista io spero che diventi la nuova tendenza. Tra l'altro ci si aspettava forse qualcosina di più, ma c'è stato comunque un aumento di spettatori rispetto all'anno scorso di 1,5 milioni, poco meno. Vabbè, ha fatto più. 26, mi pare, no? No, 19, se non sbaglio. Sicuro? Ha avuto il picco di 26. No, è vero, 19 qualcosa. Qualcosa. Sì. Con il picco durante I'm Just Ken. Sì. Allora, io ovviamente spero che la tendenza diventi questa, ma più che altro perché, appunto, per gusti anche personali, mi sono un po' scocciato di questi premi dati in nome più delle tematiche che della qualità dei film. Non voglio citare solo film che non mi piacciono. Coda per me è un film carinissimo, però porca puttana, l'Oscar a miglior film, no, sì, non è il primo, ricordiamocelo. Film era più bello comunque di Everything Everywhere All at Once, Michele. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non sono d'accordo. Everything almeno te lo guardi al cinema, Coda te lo guardi la domenica pomeriggio sul divano. Sì, e poi c'è sempre la solita handicap, dura un'ora di più, quindi si fa più cacare. Però io spero non dire handicap con Coda, che poi parte di casino. No. Però io ti voglio far ragionare. No, l'handicap è di Everything, fra l'altro. Secondo me è vero quello che dici sulla questione incassi, perché secondo me è molto importante che i film che sono stati, che è stato premiato, è uno di quelli che ha incassato anche di più durante l'anno. Però non dimentichiamoci che gli Oscar rimangono comunque politici, cioè ha vinto Nolan anche per una questione molto politica, nel senso che Nolan, il film di Nolan parla effettivamente della capacità dell'uomo. Io e Adriano ci siamo confrontati in questi giorni, sì. Io non sono assolutamente d'accordo. Per me, però, la questione bellica col trionfo di Oppenheimer non c'entra un cazzo. Secondo me un po' invece c'entra. Forse un pochino. Allora avrebbe dovuto vincere la zona di interesse, Gianni. No, perché quella è una roba diversa. Quella è una roba che non è arrivata a tutti. Oppenheimer è arrivata a tutti. Quel monito che ti fa alla fine Oppenheimer dicendoti, non so se ti ricordi quando abbiamo fatto i calcoli. Avevamo la possibilità di distruggere il mondo, lui dice sì, forse l'abbiamo fatto, è esattamente questo, ed arriva diretto. La zona di interesse è un film che devi avere una certa cultura. Io ti dico, Gianni, che secondo me Oppenheimer da un certo punto di vista è anche stato un po' banalizzato da tanto pubblico che lo ha amato. Io ripeto, per me è un'opera di una complessità anche nella scrittura, nelle tematiche incredibili. Io credo semplicemente che, appunto, ci sia stato questo abbraccio collettivo dove non era successo l'anno prima con un altro film che meritava miglior film, e lo sapete che non sto scherzando, che è Top Gun Maverick, a un progetto che risveglia proprio quello che al suo nucleo Hollywood è: spettacolo, intrattenimento e nella migliore delle occasioni anche qualità. Poi c'è la questione che Nolan, oltre ad aver fatto 1 miliardo con un film, ora non lo diamo per scontato, ma 1 miliardo con quel film è un miracolo, ragazzi. Cioè, per me è un miracolo che un film del genere, 3 ore di dialoghi incessanti, abbia fatto 1 miliardo di incassi e sia amato quasi da tutti, tranne da quella stronza della mia ragazza, tanto è uscita, lo posso dire, scherzo, ovviamente. Paolo Innocenti, per me è un bel film, ma no, Paolo Innocenti, lo ripeto, zitto, secondo me non se lo ricorda nemmeno, l'ha visto una volta, ma non ho voglia neanche di vederlo. Dopo un mese all'Elba, tutte le sere a letto alle 5, l'ha visto. Sì, chissà che porcata ha fatto. Non andavo a letto alle 5, andavo a letto alle 6.
è una di quelle posizioni che anche lui, che non ci capisce niente, non si degna di prendere. Ma poi l'ha visto ubriaco, secondo me. È proprio semplicemente maiale. Mi sembra uno degli altri film sopravvalutati di questa edizione, ma felice che vi sia piaciuto così tanto. Ora la stronzata l'hai detta, stai se mi ha folgorato Scorsese, a me di quelli, che vi devo dire. Detto questo, sì, semplicemente io spero che Hollywood torni a celebrare se stessa, te l'ho detto. C'è bisogno anche di queste vetrine, c'è bisogno che gli Oscar tornino ad avere un peso specifico più importante, che non possono avere se fanno vincere sempre film che, al di là di Everything, che è un'anomalia, lo guardano i 35, ripeto, no. Ma infatti, esatto, l'aumento di pubblico o un interesse generale anche sulla bolla social... Passa anche da questo, certo. Passa anche da questo, cioè ha vinto il film che abbiamo visto, tutte le volte era... Certo. Ha vinto, ma anche per dire Parasite, la gente mi diceva, quello, ragazzi, ma lo sai, e al massimo alcuni dicevano ok, allora ora lo guardo perché ha vinto, ma per curiosità, no? Il 90% dei vincitori di miglior film degli ultimi 15 anni 12 anni schiavo, ma lo sentite mai nominare sui social dai vostri amici? Film, mamma mia, Moonlight. Sì, non è più Titanic o il Signore degli Anelli, che quando vincevano gli Oscar erano Titanic e il Signore degli Anelli, erano dei film. Sempre migliore di La La Land, ovviamente. No, Michele, La La Land è straordinario. Michele, ti voglio vedere ballare come Ryan Gosling una di queste sere. A Livorno. Andiamo avanti, dai! Matteo Guarnieri. Ciao Mattia, ciao a tutte le facce di nerd. Tom Cruise l'aveva promesso un po' di tempo fa, aveva detto che una volta arrivato a 60 anni avrebbe smesso di fare film action alla mia. Avrebbe fatto vedere il cazzo, pensavo. Io ho pensato la stessa cosa. E ora infatti stanno uscendo una serie di news che vanno a confermare quanto detto da Cruise stesso. Tra i rumor di un suo possibile coinvolgimento nel prossimo e forse ultimo film di Tarantino, tra le dichiarazioni di Cruise che dice di voler tornare a lavorare con Paul Thomas Anderson dopo il film già fatto Magnolia, tra altri rumor o forse è già confermato che altre news che dicono che Cruise dovrebbe essere il protagonista del prossimo film di Gonzalo Iñárritu, non so, sembra che proprio Cruise stia ritornando a fare film, diciamo, normali e non action. E quindi volevo chiedervi come giudicate queste news. Ci sarà forse in futuro la possibilità che Tom Cruise si metta a rincorrere magari un Oscar oppure no? Non so, ditemi la vostra. Ma grazie, ciao. Posso lanciare la provocazione? Aspetta, ho avuto una fulminazione. Vai. Qualora fosse confermato il progetto Tom Cruise protagonista del Prigioniero di Nolan. Mamma mia. Madonna. Pensaci, io lo vorrei. La serie originale è un capolavoro. Lui che scappa dalla palla bianca, pensaci. Immaginate. Correndo come fa lui. Cazzo, capito? Io non sono un numero, sono un uomo libero. Ora telefono a Cristo. Sarebbe bello vederlo ovunque, anche in Top Gun. Per parte degli Iron Maiden. Esatto. Paolo, qual è il tuo episodio preferito? Io il prigioniero non so nemmeno cosa sia. Mamma mia, Paolo, è una serie della Madonna. Cioè, tu ci impazziresti. Recupera la serie. La provocazione. Tom Cruise che smette di fare film action. Meno male, così hai aperto di rubare lavoro agli start, quel pezzo di merda. No, perché io dico questo. Perché tu devi dire, è bravo Tom Cruise che non mette in pericolo gli start, ma il loro lavoro, sono addestrati, sono pagati, c'ha le assicurazioni, sono tutelati, ma purtroppo gli incidenti capitano, ma il loro lavoro, cacchio! E lui glielo ruba, sto bastardo, perché vuole dimostrare a tutti che ce l'ha più lungo degli altri per compensare la sua altezza, ma va a cagare! Io mi dissocio. Vai, Paolo. No, se andrà a lavorare con Iñárritu, spero che sia la volta buona che si riprenda dopo Bardo, che per me è stata una cosa veramente... Non che The Revenant fosse tanto meglio. Bellissimo Revenant, Michele. Non vedo il problema. No, però, abbracciando la polemica, allora, poverini gli attori che vogliono fare tutto e tolgono lavoro alle controfigure. Cioè, se uno... A far tutto, si era per provocare, perché visto che tutti la menano, era giusto. No, capito, però tipo, se uno sa tirare di spada e non ha bisogno della controfigura che gli fa da spadaccino. No, infatti. Frega, vabbè. Io questa cosa, ovviamente questa roba di Tom Cruise è bella e si sta creando un mito. Ma effettivamente è dagli ultimi anni che lo sta facendo, cioè fino al penultimo Mission Impossible comunque si serviva di alcuni istanti e comunque
gli stuntman molto spesso nelle scene action sono i registi, cioè sono loro che ti dicono come, cioè lo stuntman non è solamente quello. Sì, no, esatto, lui fa lui lo stunt, ma poi ha un gruppo, esatto, di stuntman che lo ha aiutato a prepararli, che lo allena, volendo non c'è nemmeno la polemica, fra l'altro. No, sì, comunque la domanda verteva su altro. Sì, no, vabbè, infatti no. Ho cercato di dire di quattro volte iniziare a parlare, quattro volte, ma prima Michele, poi Travato, poi Paolo, poi Gianni. Comunque, no, io dico, questa leggenda, no, del ritirarsi a 60 anni, in parte è vera, nel senso che è consapevole, credo che a un certo punto non potrà più fare Ethan Hunt che si lancia dai palazzi, e devo dire, forse preferisco uno che a 60 anni dice mi metto a fare altro che veramente fare gli stunt finti, ok, a 80, e qua posso citare ad esempio alcune parti con Harrison Ford dell'ultimo Indie, a cui io ho voluto comunque bene, ma chiaramente no, lui che cavalca nella metro, ecco, non, quindi preferisco che se deve fermarsi lo deve fare in effetti perché non ce la fa più, proprio perché le vuole fare lui. Dall'altra, secondo me è un periodo dove siamo usciti da un anno in cui ha preso un po' una batosta, perché comunque lui era arrivato pronto con il suo Mission Impossible, pronto a incassare tanto, e secondo me, al netto di piaciuto o non piaciuto, era un film che poteva fare molto di più se non avesse avuto la sfortuna chiaramente di trovarsi in mezzo a Barbie Oppenheimer, che gli hanno rubato, mettiamola così, no? Le sale IMAX, esatto, cosa che l'aveva fatto arrabbiare. Poi infatti cosa ha fatto? Le storie con i biglietti in mano, no, ma viva il cinema. Cioè, Cruise è anche uno che in maniera anche magari paracula, ma non è un'accusa, anzi è giusto farlo, secondo me, nel mondo del cinema vuole dare la sua impronta, la sua importanza. Quindi secondo me quello che sta facendo adesso è, ok, non è andata benissimo, non sono stato quello che ha ridato vita al cinema, ricordiamoci Spielberg che gli diceva hai salvato il cinema con il 1,5 miliardi di Maverick. Lui adesso ha detto, ok, è andata un po' così, intanto il prossimo Mission Impossible arriva, non lo so se farà ancora il boom di una volta, magari è veramente l'ultimo. Cominciamo allora, no, a mettere tutti i vari semi con vari registi, riprovare a fermarsi un attimo, a fare tutta un'altra serie di cose. Top Gun Maverick, probabilmente questo 3 famoso, secondo me, arriverà, magari sempre con lui. E poi, appunto, visto che ha anche una certa età, certa tra virgolette, ribadisco, perché c'è gente che non si ferma mai, c'è anche chi magari veramente è arrivato ai 60, dice, ok, cosa mi manca, cosa vorrei, e quindi butta lì, no, Tarantino, Michele ha detto Nolan, no? Cioè, ci sta che si stia un po'... si sia fermato per riguardarsi intorno, e mica è entrato come si chiama la Cruise, la sua società, con chi è che era entrato, con Universal, che gli aveva dato con Warner. No. Quindi comunque è chiaro che non si ferma, no, però sta diversificando, secondo me, no, è in una terza età, quello che ha sempre fatto uomo, sì, sì, negli anni in cui faceva, che ne so, L'ultimo Samurai, poi faceva Collateral, sì, sì, certo, poi andava, infatti, a fare Leoni per Agnelli con Robert Redford, poi Tropic Thunder, sì, cioè, sì, anche lì, noi ormai, quando parliamo su internet di Tom Cruise, pensiamo a Ethan Hunt, lo scemo, certo, che si butta dagli elicotteri, dall'aerei. Però ragazzi, questo lavora dagli anni 80, ha fatto di tutto, i drammoni, le commedie romantiche, Jerry Maguire, quel capolavoro, i musical, Rock of Ages, non dimentichiamocelo, ha fatto l'action, ha fatto il dramma, ha fatto il film d'autore, cioè è sempre stato un attore versatile. Vanilla Sky, Michele. Che bello. Vero. E quindi, cioè, ma è sempre stato versatile. Io non doveva mica fare il film nello spazio. Sì, è vero, film nello spazio, sì. Per me sarà veramente il prossimo Mission. All'indomani dell'accordo con Warner si è iniziato subito a parlare di un possibile Edge of Tomorrow 2, quindi mi sembra un po' una roba che lascia anche solo magari. La Guerra dei Mondi, che era un blockbuster, ma anche lui non era un eroe action, era più un uomo qualunque, quindi e ricordiamolo che anche lui è quello che, come Nicolas Cage, non sa recitare, Kubrick, Spielberg, Scorsese, De Palma, la mia sorella, Gesù, Giuseppe e Maria, con tutti ha lavorato, Michael Mann, con tutti ha lavorato, però è un incapace perché è figo, vabbè. Spielbergo 2. Come secondo audio, se c'è tempo, innanzitutto fare i complimenti a Travata per le live che sta facendo con Calamat sul suo canale e ogni tanto i Watch Together. E come domanda volevo chiedere cosa ne pensate di un film Disney citabile, inverosibile, molto divertente, che però per me, come Gampecca, non aveva una trama eccezionale, ovvero Le Follie dell'Imperatore. So che Matteoschi non l'ha mai visto. Anche io, eccezionale anche il doppiaggio, che abbiamo Luca e Paolo che doppiano, uno doppia Kronk e l'altro l'imperatore Cusco, e poi c'è anche la grandissima Anna Marchesini che doppia Isma. È ottima puntata di nuovo. Vado ad accendere la luce, tanto sono impreparato.
Entrateci dentro. Ma come non ha una trama eccezionale? È bellissimo. No, no. Ma cosa allora, dici? È chiaro che a livello di sceneggiatura è estremamente esile. Perché, sì, ma è chiaro perché è tutta una scusa per fare le gag e le gag funzionano alla grande. Ma cioè, come dice lo stesso Spielberg, è citabile all'infinito. Cioè, le battute sono fantastiche. Ma tuttora è uno dei film Disney più divertenti mai fatti. Ma fa pisciare sotto, raga. Ma cosa dite? Ma sì, guarda, recuperate. La nonna brutta di Dracula. E ricordiamo, sì, è tuttora l'unico classico Disney in cui vediamo una donna incinta. È una piccolezza, ma... Ah, vero. Le donne incinte non so se se ne vedono da altre parti. Solo cani, animali. Peggy. Sì. E lei è una donna... Filippo, non è che la vedi che va in giro col pancione. Questa va in giro con la pancia, lo dice proprio che c'ha il bambino dentro. Cioè, questo è il punto. No, sì, forse. Luca e Paolo, allora vabbè, Kronk, doppiato da Paolo, fantastico. Luca Percuzzo... ci sta alla grande quando è un lama, però quando all'inizio è umano dovrebbe essere un diciottenne, non è un diciottenne, manco a pagarlo. Che fai? Sì. Stop. No, sì, mi hai rotto il ritmo. Bellissimo. Sì. Poi Ismael secondo me più divertenti che ci siano. La forza di quel film è che forse è stato uno degli ultimi film della Disney a rendere iconici i villain, quasi più dei personaggi. Sì, ed è una roba che purtroppo un po' si è persa, ma proprio in generale, non solamente nella Disney, ma pure proprio in generale nell'animazione. Voi sì, ancora non l'avete visto, ma quando vedrete Kung Fu Panda 4, che ho già visto, dite proprio mannaggia, eh! Mannaggia, yeah. E questa roba un po' mi dispiace. Beh, ma se guardate tipo negli Hotel Transilvania, praticamente nel primo non c'è villain, nel secondo e nel terzo sono villain blandi. Vabbè, ma nel sono quarto torna non esserci. Ti ho detto Napoleone dell'Imperatore che sarà a fine anni 90, primissimi 2000... primi 2000, secondo me. No, 2000, 2000 preciso. 2000, ah, 2000 preciso. Tra parentesi, guardatevi anche Le Follie di Kronk, altro no, grande. No, forse massimo 2001. Perché roba da pensate di bene, le Follie dell'Imperatore è, diciamo, un po' voleva essere l'erede di Hercules, quindi questo film ambientato nell'antichità, pieno di demenzialità, con i personaggi, sì, ovviamente non erede nel senso di seguito, però il concetto è quello, no? Cioè sì. Isma che a momenti, no vabbè, Ade gli voglio più bene, però Isma anche lì in certi momenti... Poi c'è Kronk, vabbè, che meraviglioso. Poi rompono la quarta parete in continuazione. Esatto. Come siete venuti qui? È una bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala. Sala. Che tra l'altro è diverso in originale. In originale, come avevo fatto Kronk? Bella domanda. Non ha senso, in effetti. Fa ridere uguale, però. Fa ridere uguale. Sì. Tra l'altro, per un po' l'ambientazione, l'ho sempre collegato a La Strada per Eldorado, che è uscito nello stesso anno. Come se... Disney e DreamWorks si fossero. Sì, è come diciamo Zeta la formica e Bugs Life. Come esatto, come sempre succede quando le cose diciamo si rubano. Lì c'è l'equilibrio perfetto, perché DreamWorks fa la versione seria, la Disney fa la versione demenziale al massimo. Esatto. E visto che si è citato la DreamWorks, guardate il trailer del Robo Selvaggio, perché possiamo appunto bello. Oscar ah, sì, è fuori di te, anche secondo me. Io non me l'aspettavo quando l'ho visto, ma allora, io l'ho sconvolto. Io Le Follie dell'Imperatore l'ho visto per la prima volta pochi mesi fa e non l'avevo mai visto perché all'epoca fa schifo. All'epoca, al contrario vostro, ero già sui siti porno perché ero più grande, ero più vecchio. E io c'è stato quel momento all'inizio del ventunesimo secolo in cui ho skippato anni, anche fine del ventesimo, anni di animazione che poi sto continuando a recuperare con calma, e in effetti non lo amo perché non c'ho un rapporto diretto legato anche ai ricordi d'infanzia, però vedendolo mi sono reso conto che probabilmente, visto che io e Irene da un paio d'anni guardiamo in ordine cronologico i classici Disney a cadenza non molto regolare, che è il primo film fortemente moderno tra i classici Disney, che spesso e volentieri, più che diciamo a secondare la narrazione, si dedica alle gag, alle interazioni divertenti tra i personaggi. Per me era sempre stato Shrek un po' l'apripista, però qualche cosellina l'ho già trovato. Molto carino, ovviamente, ripeto, non è tra i miei preferiti, però recuperalo, Mattia. Diciamo che è bella sfiga che, uscendo poco dopo il Rinascimento, tu eri abituato a storie dal grande respiro, anche epico, e vedi questo che veramente sembra il fratellino minore. Infatti la prima volta che lo vidi, che l'ho recuperato in TV in tarda adolescenza, non mi fece impazzire. Pensai, ma la Disney, io pensavo ero ancora fermo a Mulan, il Re Leone, il Gobbo di Notre Dame, Aladdin, Belle e la Bestia, vedo questo e dico
poi rivederlo nella stato attuale dico no, ok, sì, non è all'altezza dei capolavori, ma è scosso. Comunque, il prossimo che vedrai, Michele, allora è Atlantis, fammelo sapere, perché non ho mai visto, è il mio film. Bellissimo! Bello, io ho ripreso a guardare la Disney, avevo smesso con il Gobbo e ho ripreso con Bolt. Quindi un salto... Io Atlantis l'ho visto una volta sola al cinema, mai più. Atlantis, non ti è piaciuto, Mattia? No, sì, ma non mi ricordo niente. Riguardatelo perché è una bomba. Anche la cosa più bella di Atlantis è Kira. Ma questo... In realtà, ad età diversa, ho seguito più o meno la stessa parabola di Michele, nel senso che da dopo il Gobbo andavo a vederli, ma non parlavano più. Beh, certo, sì, è normale. Anche Tarzan, che so che è amatissimo da chi c'è cresciuto, io l'ho visto quella volta lì e sto... Io uguale l'ho visto l'anno scorso, la prima volta. Trovano le canzoni di Phil Collins. Pensate che io per 20 anni ho ascoltato le canzoni di Phil Collins senza aver mai visto... Vabbè, sono belle canzoni. Il pianeta del tesoro ho visto solo al cinema. Beh, cioè, poi mi piacevano, io ma non mi entravano nel cuore. Che meraviglia. Vabbè. Ecco, siamo in però chiusura, per riprendere quello che dicevano i ragazzi, nel Pianeta del Tesoro un cattivo forte manca, visto che si parlava di... Nel Pianeta del Tesoro manca il cattivo forte. Long John in teoria c'è sempre Silver, sì, che fa un po'... Saluto per primo J-Taz che deve scappare, ciao! Ciao ragazzi, e aggiungo per Michele, che penso sia tra quelli che non ha visto, Lilo e Stitch, non lo hai visto, vero? No, quello vero? L'ho visto perché l'hai visto? È il preferito della mia ragazza, quindi me l'ha messo. Ah, anche io lo amo. Una volta. Infatti, mi ricordo quando avevamo parlato per le foto del set uscite del live action. Non mi ricordo più niente. Vabbè. Bellissimo per me. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. È quello più fortunato a livello di serie sequel, perché la serie aveva l'animazione all'altezza e poi catturare tutti gli altri esperimenti era sempre fighissimo. Ok. Quindi consiglio anche quella. Bene, saluto Alex Ignazio. Un saluto a tutti voi, è stata una bellissima puntata. E così, giusto visto che si è parlato di Snyder, vi ricordo che tra un mese e 4 giorni c'è Rebel Moon parte 2, così ve lo ricordo. Ne parleremo! Così guardo la parte 1, dai, faccio la maratona. Non l'hai ancora fatto? No. Pensa che volevo aspettare la versione estesa io della parte 1. L'uomo, non escono dopo, mi sa. Però almeno dico, soffro una volta sola. Io mi ricordo che l'uomo aveva iniziato anche i Fast and Furious, che non ha portato a terra. Lo so, devo vedere il quarto, ma vi giuro che verrò al cinema per l'ultimo, quindi ce la faccio. Va bene. Bravo. Saluto Michele Innocenti. Grazie mille, bellissima live, bellissima chiacchierata. Tra l'altro è stato appena annunciato che Superman verrà girato completamente in IMAX, evviva, e quindi viva James Gunn una volta di più contro le persone brutte come voi. Saluto Travatar 91. Ciao a tutti, è un piacere, visto che mi facciamo pubblicità a Spielberg, io mercoledì guardo i live Il Re Leone, essendo il mio film preferito, allagherò la casa di lacrime, quindi finché non muoio affogato ci si vede mercoledì. Congedo l'uomo che sapeva troppo. Grazie Mattia, grazie agli ospiti, grazie alla chat. Riprenderò Fast and Furious, devo partire con il quarto, che poi dà inizio a una grande saga. Quindi Da lì cominciano a unirsi le trame. Quindi lo farò, ve lo prometto. Viva Atlantis, rivedetelo, riguardatelo, boh, non lo so, prima o poi. Magari arriverà un giorno alla retrospettiva, però è talmente lunga che almeno Atlantis io lo guarderei. Voglio sapere Michele se lo vede cosa ne pensa, perché io lo amo, amo. Non mi dispiacerebbe. Saluto Gianni Dari. Ciao, grazie a te Mattia, grazie a tutti quanti per queste belle chiacchiere. E comunque, per me Paul Atreides è Eren Jaeger. Spero bello, perché a me il finale di Attack on Titan non è piaciuto. Paul Jaeger. Ma proprio cacare il finale di Attack, scusate. No? Proprio cacare. Che invece a me... No, io l'ho... Mi ha intrigato. Sì. Un po' mi è piaciuto. Saluto Paolo. Ciao bellissimi, no, io vi ricordo che da lunedì a mercoledì torna in sala The Mask. Io mercoledì sono già in sala, è vero? Ma totalmente a casa. Sì, torna in sala The Mask. Io lunedì e martedì non ci sono, ma mercoledì chi si vuole unire? Anche mercoledì, da lunedì a mercoledì è in sala. Sì. Io infatti vado. Sono tentatissimo. Solo io sono andato a vedere scene. Ma perché 94-2024? Perché compie 30 anni. Ma dottor Matteo, io 2 settimane fa sono andato a vedere scene più scemo. È vero, è vero. Non posso dire release.
Ho capito, ma qui da me non le fanno, evidentemente. Dannati. Matioschi, se vuoi, c'è sta, uomo Matioschi, vabbè, ve lo dico in post live, ma io ho già organizzato una seratina per mercoledì. Ice Stream Team, però. Quello che... Se mi proponi una seratina incredibile, magari lo salto. Vabbè, ti dico dopo. Ok. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Vediamo venerdì alle 17 con Facce di Nerd. 330 road to 350 inizio. Madonna, e anche 333 che è 333. È vero, un bel numero, esatto. Bel numero. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao, lunedì alle 14 Matioschi Show, però mi raccomando, ciao ciao, ciao.